Non mi ero smutato prima io, Ah, scusami, mi hai fatto fare tutta questa eh? figura Che di... figura. Vabbè, Sì, ragazzi, sì, sì. buongiorno, Che buongiorno. figura. Buonasera, buonasera, buonasera Triti, buonasera, Un buonasera a po' un tutti. bastardo, però, eh? Insomma. Allora, bastardo lo dici all'uomo che vedi nello Non ho specchio. detto bastardo. Cosa hai detto? Altro. Ok, Io non ho detto allora, bastardo. altro lo dici all'uomo che vedi nello specchio. Grazie Zu Whisk che regala la sabba a Yotobi. Pazzesco! Mi ha dato il messaggio prefatto, perché Ma sono come hai impegnato. fatto un istante dopo? E Era mi era tipo... apparso, c'ho la chat sotto mano. Tanto qua non carica, quindi faccio altro. Siamo un po' incasinati perché Karim ha un hard disk Che vecchio. barbone, No, ragazzi. fine. No, no, non serviva aggiungere vecchio. Secondo me è hard disk. Beh, di certo hard disk è vecchio per forza, Se lo credo. compro recente, un hard disk sicuro è meglio di questo. Sai che a me si è sfasciato l'hard disk su cui facevi backup? Effettivamente non faccio backup da un bel po', sono un po' preoccupato adesso. Allora, mi ha detto nessuna connessione ai servizi di Warhammer 40.000. Puoi giocare offline oppure riprovare a connetterti. Ma quindi Al magari menu. boh, è un problema Tanto di lo apro. rete. Oh no, devo ritornare al menu principale, ma ci ho messo mezz'ora per arrivare qui. Ma Non come? dobbiamo ridere, gatto, eh? Questo è un problema Scusami, grosso. Dai. scusami. Per Apro una qui volta che la tranquillo. moca riesce a giocare tutti assieme È allo vero, stesso è il giorno. Mocha Gameplay Beh, oggi. certo, è per quello Veramente. che vi ho dato la chiave. Voi ho detto dai, e Madonna. invece... Sono emozionato, sono. Io no, però sono contento. Gatto, non Fa riuscirai a parte. demolire la mia emozione, va bene? Stai calmo. Ma adesso non è che devo provare le stesse cose che provi tu, voglio dire. Faccia di merda. Ecco qua. Questo lo dice l'uomo che vedi nello specchio. Cos'è questa nuova stronzata adesso dell'uomo che vedi nello specchio? Scusa. E Mi è venuta così, sembrava intelligente. quindi adesso Adesso la... bisogna ripeterla almeno per una settimana buona, eh? Un mesetto. Sì. Voglio vedere. Ah, non vi ho detto, io vado in America domenica, no? Non posso dire dove né perché fino al Ma a 20. me me l'hai detto, adesso ti denuncio. Adesso lo Vai. spiffero tutti, lo spiffero. Lo spiffera. Sì. Provate a Spiffera invitarmi, l'uomo magari dello funziona specchio. così. Però no, Vediamo. perché devi skippare. Puttana Eva. Dai, non è Grande possibile Moro, dici tu. perché c'ho l'hard Sì. disk. Wukong funziona, perché questo no? Tra l'altro, Beh, ieri ho ti devo aperto il gioco per rispondere. vedere se Sì. funzionava e tutto. Nella schermata principale, dove c'è premi invio, premi il tasto invio per andare avanti, non potevo premere invio, ho dovuto usare il pad per premere A. Oggi Perché? funziona, C'hai però le non lo so, croste si sotto vede che... l'invio? No, Ho la usato il tastiera mouse io. spettacolare, però... no, Bastava provatemi col cliccare col mouse, ma non mouse. funzionava. Ah, ecco qua. Però Io l'ho appena adesso fatto andava. cliccando. Adesso va Oh, tutto. spallaccio destro, comando del capitolo. Quindi c'è il loot. Tanto Sì, dovremmo ma me avere l'ha anche i dato drop. perché... io dovrei avere i Mega Drop e Mazinga, mi Dovremmo hanno averci. detto. Va Anch'io dovrei bene. averli in teoria. È Non so perché se c'ho siamo un in 27 Mazinga. al mondo Quella ad secondo me era una bugia averli. grossa come una casa, gatto. Ma l'hanno scritto anche a te, che eri tra i 27 al No, a me mondo. c'era scritto tutti quelli che... Infatti sei l'ultimo degli sfigati. Io ho quelli Mazinga. Che drop c'ho? Non lo sai neanche, non lo sai. Sei un Adesso clown. io non C'hai me il ne naso ricordo più. rosso, hai Magari come devono drop aspettare tu. un'ora Fino per a 10 minuti droppare. fa, Ma Marco, il potevo naso dire che giocavo sto rosso. gioco di merda oggi, scusa. Ma smettila. Che Nessun drop. Va schifo, ragazzi. bene. No, ragazzi, oggi è veramente... Ma io Non non mi c'è. viene un Ah, ecco termine qua i giovane drop. per... Vabbè, non importa. Ricevi ricompense. Guarda... Non lo so, cos'è un guanto? Un guanto, ma a casa te lo danno, te lo spedisco? Sì, me lo Sì. spedisco proprio a casa un guanto di quelli dei War Marine. Che è un Ce l'hai casino. ancora Di tu, gatto? Per le Space pentole ce l'hai qui. ancora la presina guanto da forno del guanto dell'infinito? Quella infiammabile, sì. Sì. È il mio quello che uso. Ma Sei sei scemo? matto? Hanno Vabbè, ma io... letteralmente detto che non lo devi C'ho usare. l'induzione! Ma che vuol È dire? infiammabile È se non c'è la fiamma! esplosivo, Non... eh? Ma non Ma... è vero! Non Sì. è che se non c'è la fiamma. Guarda che si scioglie, il problema è il Per chi calore. non se lo C'è ricorda, scritto che è questo... infiammabile, non che è di plastica. No, per chi non c'era i tempi, magari così. Per
Ai tempi avevamo spacchettato questi box. Il loot crate. Madonna, esatto. Gli one up. E dentro c'era il guanto, questo qui che vedete nel mio sfondo qua. Guardate Moro, c'è il guanto dell'infinito. Il guanto dell'infinito così. Presina da forno, insomma, no? Dopo qualche giorno ci arriva la mail di alert a tutti quelli che hanno preso quel box. Attenzione, il guanto da forno, quindi a quanto pare altamente infiammabile, non usatelo per alcun motivo, nella vostra cucina potrebbe succedere l'inferno. Così c'era scritto nel... C'era scritto così, veramente così. Ma non è vero, però era un alert abbastanza importante, sì, per una persona. Vediamo se lo riesco a ritrovare, come Infinity Gauntlet. È stato bello però, eh. Sei riuscito ad entrare in partita tu? Ah, Loot Crate, eccolo qua. Il 3 giugno 2016 hanno mandato... Ma non è lunghissima! È scritto in bold... Please immediately stop using this product and carefully secure it from use by others. C'è proprio in caps e bold, esplode. Guai a te se lo usi e non farlo usare a nessuno. Porca troia! E quell'altro lo usa! Grazie. Ma perché non ho il fuoco in casa? Ma non vuol dire è pericoloso! Ma se dice che è infiammabile, se non è di plastica o tossico... Allora, qua c'è scritto: will not withstand the high temperature stated in the line. Quindi vuol dire vabbè, che... allora, io non lo uso per toccare le cose bollenti, ci prendo le maniglie della cosa che non sono proprio... Oh, finalmente è partito! Ma che bello che è visivamente! Finalmente che l'hai avviato! Sì, infatti adesso parte bene, probabilmente ci aveva qualche shader del cazzo in sottofondo che stava probabile. Scaricando. Ma no, che bello che è! Dai, fai comunque c'è scritto che non tiene le temperature grandi. May pose a safety hazard, including a risk of burns. E smettila di usarlo, per l'amor di Dio. Sì. Per favore, dai, c'è scritto. Quindi, cancio la scena, così vedete un po', e ci invitiamo. Aspetta, connessione al server. Ah, scusami. Sì, a me sta caricando le risorse che ci vuole questa mezz'oretta, anche se vendi, ho l'SSD. Allora ho capito. È il gioco, allora. Tanto vi faccio vedere un pochino qua, il panorama. Siamo in chiamata da 20 minuti, ragazzi, che arriva è entrato adesso. Quindi, è il gioco. Sì. No, ma guardate, lì è stata la cinematica lunghissima. Siamo tutti fatti di miniatura, guarda, belli. No, sono siamo trasparenti di miniatura. Amici. Ma posso già invitarti a vedere? Menù di invito. Sì, con la Y un codice. Come il codice, oddio, come cos'è, faccio? A Switch? Mi do invito. Ti do io o mi dai tu? Se il gatto mi ha detto... Cioè, io dovevo loggarmi e non mi sono loggato perché tu mi hai detto che non importava. No, c'è il codice, però... lo do io o lo dai tu? Dammelo tu. Allora, Verona 65 cazzi X di XXX. Grazie. Figurati. Diamo il benvenuto. Cosa succede? Non va più il mouse adesso. No, devi togliere il devi ripremere Y, credo. Non lo so. L'ho fatto. Ah. No, lo devo premere 7 volte, ok. Però ti vedo. Cioè, sei entrato. Grazie, Wilburone. Sì, ma è la 60esima cinematic. Ma cos'è? Metal Gear. È mai saltato l'intro. Adesso deve, no? Recuperarlo. Ce n'è una non skippabile, tra l'altro, i cazzi. È all'inizio, quella prima. Non lo so, c'è uno che ti spara un pippone che non ho ascoltato. Non vedevo le cinematic pre-renderizzate dal 92. È vero, sai. Porca guarda, troia. T'ho detto, è tutto un pochino old school come gioco. No, come ciao Lorenzo. Realtà, però ciao Lorenzo. Non è partito. Dove sei? Ciao Antonello Golfini. Ciao Kairon Musa. XXX non male come sigla. Come il vino. Sì. Il sesso. Ma la lobby è esattamente quella di... te l'ho detto! No, ma proprio anche visivamente è quella là di Darktide. Perché è l'impero, Certo. Guarda che belli i teschi. L'estetica è quella lì. La sapete la cosa dei teschi? La sapevo, me non l'avevi me la raccontata, ma non t'ascolto. Quella dei teschi, questi qui. Non te lo ripeto più, guarda. Vabbè. Beh, puoi aggiungermi. No, devi aggiungerti tu. Allora, ti hai detto... Y invio, che c'è il coso del... No, che abbandona squadra, aspetta. Così Y invio non fa niente. E non c'è in alto a destra modifica la squadra? No, fai il rapporto al capitano. Ah, vai a parlare con il devi ancora parlare. C'è il cazzo. Moro, ti ricordi il codice? Perché non me lo fa... Ah, no, ecco qua, col più.
Ah, posso invitarlo da Steam, Karim? Non so perché. Vabbè. No, comunque visivamente è uno spettacolo. Poi sì, siamo sì, dei giocattoli. Sembra no, ma tipo... perché... Ma come, è vero? Ma come Darktide, cioè la grafica, se poi la vai a vedere nel dettaglio, non è super definita o cose del genere, però è pienissimo di dettagli. È però è pieno di nemici anche, quindi... Credo sia il fatto che l'armatura sembri di plastica. Quello che... sì, ma ti dirò sì, poi, è ma... molto meglio di quello che pensavo l'armatura di plastica qui, eh. Ma sembriamo proprio okay, le miniature, che bello, voglio leccarli, non so guarda, perché. Guarda come corro, quando corro come sono pesante. Ah, ecco, vedo altri giocatori adesso. No, non è possibile, sono personaggi. No, sono i due sì, bot, credo. Ecco, è entrato. Ma che figo che è lui con lo scudo. È entrato? Sto arrivando. È entrato, quindi ah, sta caricando. C'è un caricamento, quindi mezz'oretta. Lui c'ha la barba fatta di ali d'oro, eh. Ah, io ho messo gli elmi, sì. Oddio. Sì, elmi l'ho rimesso anche io, che qui è bello tenerlo, dai. Però era bello stare senza. Ma tra l'altro cioè, fa raggiungila, ma tu hai già interagito col coso di volo sì, qui? No, no, no. Ah. Ah, non Madò, è questo, che quindi, fighi. No, lì avanti dobbiamo andare. Sì, sì, no, ho visto. Cosa sta facendo, Cyro? Oddio! Si è teletrasportato, è Karim, eccolo là. Eccomi! Grandissimo! C'è un Gimme 5? Non c'è, non c'ho l'emote, fa vedere. Perché su qui un no, come un non ci vero, sono le emote? Benvenuto, eh? Per aprire la chat testuale. Che tasto no, è o oh, poi? Qualcuno ha fatto la chat vocale, ho sentito per un attimo due volte. Ah sì? Prova. È quello lì, Moro. No, la quello X, prima? La X. Prova. La Z. Eccolo. È proprio ma è perfetta, tra l'altro, la chat vocale. Sì, è quasi uno a uno. Vabbè. Boh, possiamo... Ma che figo! Scusate. Come hai pingato? Messo... Sai che sono con andato... la T di ping. Pinged. Oddio, ho premuto tab, ragazzi. E tab ti... Oddio, ho premuto anch'io, ma non ti dà la missione tab. Cos'è sta roba? Senti i cori. Zitti un attimo, dai. Ma oh, che bello che... Voglio vivere qua dentro io. Sei stato zitto, non mi hai fatto sentire i cori. Comunque, ci sono i teschi, che sono teschi di persone vere, perché loro non si fidano dell'intelligenza artificiale che ha corrotto il mondo. E quindi ci sono letteralmente incastonate le teste delle persone che hanno imprigionato, che fungono da intelligenza artificiale, ma sono intelligenze vere. Cioè, loro vivono quindi per non sempre... non sono artificiali. Sono dei teschi con il cervello vero di sti qua che ti aprono le porte. C'è un signore che è stato condannato a morte. Solo quello, però quel signore lì in particolare, sì. C'è quello incastonato nella porta che ti apre solo la porta. Ma io ho gli occhi verdi, voi? Ma che bello! Io ho gli elmi addosso. Tu c'è l'elmo rosso. Abbiamo un'armatura un pochino diversa. Gatto c'ha un teschio nella spalla. Ultra. Perché io non ho ultra? Io sesto no, perché, allora, perché nella trama io sono stato pimpato, ti ricordi? Anche io. No, ma tu no, tu sei il tenente, scusami, Ma tenente sono l'amico, cazzo, se mi tolgo sei, l'elmo. Se ti togli l'elmo sei diverso, eh. Che voglia di entrare nel mondo di Warhammer, ma non si può fare, purtroppo. Non no, si può no. Mi hanno consigliato un botto di libri per iniziare. Capito, un botto di libri. 400 libri solo per iniziare. Più che altro qual è quello da cui parti? Ci sono varie saghe che raccontano gli eventi del passato e poi i manuali del gioco. Come ti leggi così il manuale? Mi metto con sì, poi alcuni in italiano manco ci sono. Quello è il problema. Sarei a bordo della cannoniera Thunderhawk. Cioè, questo. Siete tutti primaris. Sì. Cioè? Che ne so, basta guardare il video su YouTube, ha detto. Primaris no, lo diceva nella intro. Siamo praticamente... Noi siamo morti. Nella missione intro. Spoilerissimo. Sì, tua. A parte che no, l'hai giocata, credo. Siamo e morti. No, e poi ci hanno le cazzi sistemato perché voglio tutto. Giocarmelo domani. Cioè, quello lì con la faccia tesso ci ha sistemato tutto e praticamente ci ha resuscitato e ci ha... Siamo dei potenziati, sì, insomma. Ci ha anche detto guai a te se fai il coglione. Letteralmente. Sì. Ha detto, guai perché guai in teoria a te noi eravamo tipo male, degli esiliati, adesso ci hanno reintegrato, ma sì, di rango più basso. Credo, più o meno. Ma voi avete creato il personaggio o no, è random? No, è proprio è la sua trama. Sì, quello vero è io sono il protagonista. Noi siamo due sfigati. Raggiungi l'Astra Militarum, difendi le postazioni antiaeree. Cioè, che bello che sono seduti composti così a leggere il journal. Sì. Senza una cintura di sicurezza nello spazio. Per forza siamo 800 kg, stiamo fermi lì. Ci dobbiamo anche alzare. No.
I tasti, tu Karim, quindi te l'hai provato? Cos'è quella roba che vuole? Zero. Ah, vedi, vedi, quel teschio lì è un signore. Sai, cazzo, sono i complicatissimi. Io li ho scambiati, infatti. Allora, c'è con la C fai il parry. Ok, oh madonna santa. Ed è un cioè, obbligatorio. Al massimo. Com'era il colpo? Con click destro e il melee. Se lo tieni premuto... Click destro, melee. Possiamo saltare, se volete, tutti e tre. Ma no, c'è dai, questa gara di sguardi, guarda che bello. Credo sia un'attesa per chi deve partire, credo. No, però... No, è Cassim proprio. Ah, noi siamo uno dei due... Cioè, siamo Gadriel e l'altro, quindi. Sì. No, forse siamo due stronzi lì di fianco, noi. No, siete questi qui, siete? Secondo me no. Cioè, in teoria... Ma sì, ti dico di sì. Lui rosica un sacco, perché comunque, noi abbiamo preso il suo posto. Karim al volissimo. Tasto destro, attacco melee. Sì. Tieni premuto tasto destro, attacco pesante melee. Okay. Tasto sinistro, spari. Perfetto. Per mirare... Rotella del mouse miri. Sì. Con? Come si mira? La rotella. Rotella del mouse. Caputtana Eva, ma come l'hanno pensata? Con la C c'è il parry. Ok. E dopo il parry puoi fare o la finisher con la E se il nemico lampeggia di rosso. Lampeggia di rosso. Se gli viene fuori invece un segnalino rosso sulla testa, clic sinistro del mouse e gli spara e ti fa vomitare, perché passa praticamente... Sì, okay. Però passa dal lato destro del personaggio al sinistro. Alla mano, poi. Che cosa scomoda. Le voci sono bassine. E io ho abbassato tutto così sento meglio voi. Ogni spesmanino è sacro, quasi visti come angeli. Siete dei papi viventi super corazzati. Godo. Guardala lì come con te. Guarda, noi arriviamo tutti sballontolanti. Major Sir Connor, 8th Cadian Regiment. Major, give me an update. The wretched beasts have taken the orbital guns. Ma è lei russa? Palesemente. Illyrio, take Altarius and Elion and remain here to secure the encampment. Yes, brother. Brother. Major, we must reach. Ma noi abbiamo un jetpack? Yes, my lord. No, non mi sembra. Cioè, non lo so, cioè abbiamo uno forse zaino c'è, forse c'è. No, però lo zaino butta fuori aria calda, tipo, c'è cioè del fumo. Stavo cercando di capire ma se magari era... Magari è il condizionatore. Vedi? Di comunità esterna del condizionatore. Infatti siamo lenti. Madonna, guarda che figo! Guarda anche il cielo con i missili che vengono giù. Sì. No, ma guarda le guarda creature dietro. Perché volano. Sì. Madonna mia, va che figata. Cromato, questi turisti. Sì, che ci guardiamo intorno. C'è la modalità foto. Com'è che si chiamano gli insettoni e le terminidi? Queste sono. Come si chiamano? Non mi ricordo. Ma quelle non erano gli Yes of War. Scusa. Ma anche qui. No, quelli sono le locuste. Ah, giusto. Ma no, ci passa attraverso la signorina, ragazzi. No. Aiuta l'Astra Militarum. Buonasera. Andiamo, l'Astra vado? Militarum, cos'è? Il carro armato, presumo. E che ne so. Ok, sto provando i tasti, scusate. Vai, vai. Ma dove era lì? Che cazzo di gente? Troppa. Arrivo correndo. Guarda che orda. E noi che facciamo? Scusa, andiamo... Spariamo a cazzo? Aiutiamo. Ma no, andiamo aiutiamo. di qua. Serve qualcosa. Ah, di qua. Ci andiamo a comprare che il fango. Pane. Ah, lui mi copre il friggere istantaneamente furia. Ingenti danni nemici nelle vicinanze per respingerli. Orca troia. Ma no, io c'ho il radar, c'ho. Io mi incazzo. Ma faccio... ho tirato fuori un coltellazzo. Guarda qua. Ecco lì. T'ammazzo, è bastardo. Questo è quello più grosso. Ammazza, ammazza. Giustizia! Tiè! Ah, che sangue. Che bello. Ma non ho più la motosega. Abbiamo il coltello adesso. Perché? Perché siamo stati declassati. Avremmo perso tutto noi lì. Ma era figa la motosega. Di qua. Ma la troveremo. Oh, ci sono gli stimolanti. Godo. Ah, li hai presi solo tu, quindi... Spero di poterli usare con voi. Vediamo, qua ci sono munizioni. Ho preso degli stimolanti e spero di usarli con voi. Non suona proprio benissimo, però dai, vabbè. Bastardo di merda, devo farli perdere. Devo abbassare un po', mi sa qualcosa, perché effettivamente con tutta sta gente... Guarda che stai io ce l'ho, 140 frame. No, io no. Io 120. Sì, 120 perché 40 non era limitato, non volevo rischiarmela. Ti è scemo! Ah! Che perri che gli ho Oddio, fatto! Mi succhiano! Cosa? Mi succhiava il tizio lì. C'è il bastardo qua, eh? Non puoi equipaggiare l'arma? Sì, però in realtà non abbiamo i colpi infiniti, quindi stavo... Esatto. Oh cazzo, ne arrivano grandi! No, ho sbagliato tasto per il perry! Li ho analizzati! Bravo! Prendono più danni se li analizzo.
Che scemo. Ho spaccato la faccia, cazzo. No, non gli ho fatto la pinch con la barra. Con lo spazio. Ah, perfetto. Quando, la barra. Quando da che anno vieni? Quando stai zitto. Guarda cosa stiamo giocando. Quando il dell'attenzione. Come si chiama? Quando il segnalino è azzurro, l'alert è azzurro, devi fare il devi parry. Devi fare il parry, sì. Quando è rosso devi schivare. Ah, sono pieno. Attenzione dove? Ah, ma va. È fighissimo, ragazzi, ma che cazzo sto giocando? Più che altro, vedi figo, quanta figo, cazzo qua, di roba qua, c'è? Quanti? Eh sì. Ma poi come vanno giù proprio belli tritati, che piacere che mi dà. Or, non mi piace troppo il segnalino dei danni che arrivano. Sì, ma no, anche il blu che occupa si illumina per i perri. Ma sto stronzo! Aia, mi ciuccia! Ma noi ci possiamo proteggere quando uno viene ciucciato? Lo si può credo aiutare? Di sì. Credo di sì. Ah, Karim, con la X si targhetta il nemico. Vabbè, sì, non lo importa il gioco con mouse e tastiera. Non so perché, ma ci teneva il gioco a farmelo sapere, anche quello. Non so se ti dia altro. Anche perché in realtà hai il mouse sbloccato rispetto al... Madò! Non ho munizioni... Ah, l'ho prese! No, volevo ucciderlo io per prendere vita! Devo perché stavo morendo anch'io. Io ho una tacchina sola. Sì, facendo la finisher... Ti dà lo scudo. Con la finish ti dà lo scudo. Munizioni e... qua, nel mezzo. E ammazzando e basta. Ma mi servono. Dove sono le munizioni? Qua, qua. Ho sbagliato tasto. Non ci sono. E qui sotto di me. Ah, ok, grazie. Eccole là. Ma mie 30 munizioni. A parte che anch'io lo devo prendere. Ce l'ho finito. Vabbè che adesso ci saranno. Per quello che il melee è più importante. È che in multiplayer forse è più faticoso a gestire il combattimento. Beh, è un casino anche visivamente. Per quello dico. Cosa siamo finiti? Aspettate un secondo che mi abbasso giusto qualcosina. Vai. Oh, eccola la motosega. C'è la motosegua, pistola requiem a pesante e niente, è un'altra pistola requiem. Chi la vuole la motosega? La prendo io che sono il capo. Va bene. Va bene. Adesso. Va. E come faccio a capire se ce l'ho? Oddio, ho messo ad alta e adesso mi va a 17 fps, ragazzi, perché? Ah no, mi si è ripreso, credo. Ok. Perché magari il cambio. Ovvero un po' è durato. Ma solo... Hai messo DLSS? Aspetta. Ah no, quelle... sì. Pistola requiem. Ah ragazzi, qui c'è il lanciagranate. Pistola requiem pesante, io voglio questo. Dove? Qua. Ah. Ti ho fatto il T di ping. Io vado a mini. Prendo. Prendi tu. Lo provo. No, non il lanciagranate, sì. Come no? C'era scritto. Non è. Magari è una seconda modalità, però c'era proprio scritto lanciagranate. Non ho un inventario, veramente. Non c'è un inventario. Tab? Anche solo per leggere cos'ho. No, con tab no. Ti fa vedere... Cioè, un casino ti fa vedere. Vabbè, Esc... Ah, mi fa vedere le vostre ultimi, fa vedere il tab anche. Esc, impostazione, torna a vedere... No. Ah, Esc, cos'è il... Cos'è il numero che abbiamo lì di fianco? Aspetta, tab. Qual è il... il tasto per lo sparo alternativo? Hai la distanza, sai, quella lì, gatto? Boh. La distanza? Ho sbagliato. Non è vero. Non so, proseguiamolo. Prova magari a mirare, Karim. Magari ti va in un'altra modalità. No, sta mirando solo. Aspetta, prova a vedere nei tasti. Ah, ecco, con Esc ci sono le combo. Sì, puoi fare questo. Aspetta, fammi vedere i tasti. Ah, spada a catena, ne ho trovato un'altra. Grazie. Oddio. Che c'è? No, ho toccato un locale, sì. Forse... Ah no, niente. Vabbè, niente. Fucile, requiem lunga gittata automatico. Non è quello che ho già io? No. Fucile automatico di precisione. Ma cosa cambia da uno all'altro? Non dice un cazzo, non dice. Mannaggia. Vabbè, mica ti dicevano tante cose i giochi di una volta. Ho capito, almeno dimmi... Ma come spara? Danno, che ne so. Guarda che roba. Arriva. Lasciatemelo a me. È mio. Prendo le munizioni. Ocio che esce. Che venga. Ciao. Oddio, quanti sono qua. Splat. Piu.
L'ho preso al volo, guarda che l'ho preso al volo, che figo. Che figo quando fai il parry al volo, è bellissimo. Occhio a questo. Ma se ne sbaglio. Aia, oh ragazzi, andato. Meno, No, no, mi ha ciucciato. Che io prendo danno, ma non capisco da dove. Aia. Da dietro. Vado. Giustizia. Sai cosa? Vibra un po' troppo la visuale quando li... La puoi togliere, fai le file. Occhio. Ah sì, perché non capisco un cazzo, mi dà fastidio. Credo, mi pare che fosse il barcollamento delle cose. F di stimolante. Preso. Vai. Giustizialo. Madonna, fammelo guardare. Bellissimo. Aia, mi spara quel pezzo di ma merda. Ma quanto là. Danno mi fanno questi bastardi? Ma questi qui, voi che sapete più di me, sono intelligenti sti signori? Ma perché che so io niente. Sparano? Sapete più di me secondo che basi, scusa. So nulla io. Fate tutti gli esperti di staccetta. Siamo stupidi noi, Questo lo so, però siete stupidi informati. Hanno la mente in comune. Ok, quindi devono fare la coda ogni volta. Hai classico hive mind. Tieni. Arrivo da dietro. Succhiassero. Guardate che mossa questa. Bang. No, il dito sempre sulla C devo tenere, che è fighissimo fare i parry. Io l'ho messo sul mouse. Hai fatto mezzo bene. Ho fatto proprio bene. Solo che mi dimentico e continuo a premere C. Quindi non so. Arrivano. Da dove? Da qua. Arrivo. Lo giustizio. Non serviva, eh. Ma lasciami giocare, ma scusami. Non serviva, guarda cosa fai. Aspetta, devo mettere la mano nel buco. La metti tu, prego. La metto io. Dai, sono fai. Il capo. Aia. Ma perché? Che schifo. Ma che schifo. I pugni nel culo proprio erano quelli. Ho preso pugni un fiore. Aspetta, destra. Munizioni qua, le ho prese solo io, benissimo. Senti. Vedi qua c'è roba. Scusate, a sinistra non c'è un secret? Chissà. Cioè si va a sinistra, No, a sinistra è l'obiettivo, qua è il secret. Ok. Stimolanti, bisogna rompere anche le casse che sono. Allora, ogni tanto ma quindi vorrei dire, io ho trovato un muro invisibile. Tutti? No. Non c'è il loot per tutti, minchia. Proprio anche le granate. Nel muro invisibile dato è un attimo. Fate vedere nelle impostazioni se c'è nell'HUD l'interfaccia, allora, la roba. Tranquilla. Contorno degli oggetti, presenta qui, suggerimenti, pannelli obiettivi. Che ti serve? Quello della salute. Quello della salute. Ah, ok, sì. A vedere. Perché ci sono un sacco di robe personalizzabili. Ci sono le combo. Sì. Attività. No. Mi sa che non c'è. Vabbè. Guarda come sono leggiadro. Vedi, comunque c'è su visuale, c'è scuotimento della visuale e... Lo io tolgo, messo aspetta. Non sulle armi, almeno, adesso. Senti, ero nel menu e sentivo solo... Eravamo noi! Sì. Beh... Sì, il muro invisibile è una citazione al Wukong, però vedi, qui, il muro invisibile, gli ha messo delle piante, dei roghi. No. Allora, che... sì, però io ho trovato un muro invisibile che era un laghetto, poi... Sembrava un laghetto su cui camminare, però... Probabilmente perché alcune zone... Perlomeno c'era questo l'acqua. È proprio old school, ancora più vecchio. Però qui non fai il doppio salto, capito? No, esatto, capito, sì. Arrivo, mi sono lasciato indietro, ma io corro con un pazzo. Meduse, attenzione! Ma... Sei un ferro da stiro con i piedi qui, per forza, non cammina. Però leggiadro così. Oh! Sium! No. Non serviva. Occhio che scorreggiano questi, Aia! E quanti? Ma va, quante particelle? Per forza dopo graficamente sta tranquillo. Ma io ci ho messo mezz'ora a caricare, ma ne così, valsa cioè... la pena. Fate una colletta per comprare un hard disk a Karim, per favore, in chat, grazie. No, è che non ho voglia di montarlo, più che altro. Io c'ho la ulti, però non so contro chi usarla, perché non mi sembra. Ma io caso, a me mi si carica svelta, e l'abilità non è la anche ulti. A me. La mia ulti fa schifo. Cosa a me fa? faccio un urlo fa un che radar spacco. Che i nemici che tocca prendono più danni. Aia, bella, che male la vita. Corro su di loro. Ma perché ce l'ha con me? Quanti danni stai prendendo, cazzo? L'hai visto, sto malissimo. Sei in fin di vita. More da solo.
Ma che mi sa che dobbiamo ogni tanto morare, mirare anche da lontano. Morare. Vado io. Comunque, quelli leggeri, se gli fate l'attacco pesante, poi gli potete fare subito il critico, eh. Lo sparello. Se l'avessi chiesto, Moro. Ma perché è così nervoso questo qua? È veramente un pezzo di merda questo. Ma non avevo un video da finire, ma vai a editare il video. Ma non sono quello famoso, sono invitato per quello. Tu sei un clown famoso. Tu sei l'extra, l'amico che no, purtroppo devi trascinare dietro. No, tu sei il pagliaccio. Bestia! È caduto tutto! Ero distratto. Gatto, ti sei perso tutto lo scripting possibile. Aiuto da dietro anche. Sta cosa è che l'attacco pesante, poi ti devi girare e sparare. Sono morto! Ma siamo morti tutti e due! È il gas delle meduse! Ci penso io, aspetta! Aia! Uno l'ho tirato su! Ti beggato mi hai! Che cazzo! Ma ci abbiamo un elmo in armatura, ma sto gas, ma da dove ci ha colpito? Oh porca paletta, che dolore! Sparate anche, non andate solo di mili, bastardi! No, io sparo un botto! Anche quello... Anche le granate tirate. È vero, quelle... Non le tiro mai! No, di nuovo questo pezzo di merda, ragazzi. Mi comunque fa un male porco. Comunque, devi cominciare il gioco da zero perché l'intro è una figata. Sì, ovviamente. Adesso lo faccio domani. Bang! Non ho vita, ragazzi, io per niente. Allo stimolante. Ecco. Qua c'è... No, non è la granata, niente. Questi strani... Oh, ecco mamma mia! Arrivo io, aspetta! Perri subito! Vado in berserk! Lasciamelo! Ma è morto? E dov'è? No, dov'è? È scappato qua! Sono un po' stanchino io. Come mai? Che succede? Vedo male. C'ho la diarrea, ragazzi. Cosa succede? Che diarrea agli occhi hai? Scusami. Una parte una schierata giù contro me espone i nemici in grande. Sì, lo so, quello me lo so. Aiuto! Abbiamo l'occhio... Entro malato, nel buco? Ecco. Ah no, a posto. Forse l'unico problema per ora è il loot, che, cioè le munizioni e il resto, che è palesemente per partita per singolo, giocatore singolo. Si può cambiare arma? Ah sì, col 2. Sì, con l'1 c'è la pistola e il 2 la mitra. Non mi ricordavo, qua c'è roba, aspettate. La granata qui. Mi sa che di là sono un sacco di munizioni qua. Arrivo leggiadro. Granate. Fucile requiem a lunga gittata con lanciagranate. Però non vedi, riesco quello a usare... che tu. Ma non riesco a usarlo il lanciagranate, non so come si usa. Aspetta, provo anch'io, vediamo. Ah, così? Ecco. Con la... Quando miri con la rotella, andando su con la rotella, cambia da. Ma mette la posa gangster qui. È veramente una merda, perché vorrei sparare senza mirare con lanciagranate. Dove. Andi là. È vero te lo fa forse per sprecare un po' di tempo. Questi strani girasoli sembrano una... Tocca, allora tocca, no? Cosa cazzo tocchi? Tocca! Sembrano la maschera di Majora's Mask, volevo dire. Non... Ah. Non ci ho pensato, potevo registrare. Non pensavo esplodessero. Sei scemo? Sì. Interagisco col muro! Fortissimo. Vabbè, pare un fortissimo. Po' esagerato, C'è del sinistra e del dritto. A sinistra si va avanti. Andiamo dritto col boss, palesemente. Andiamo. Guarda, qua c'è un muro invisibile. Ah, non no, si può non andare. Era solo la cassa di munizioni. Ah, te l'ho detto, vedi? Ci sono i muri invisibili qui. Però effettivamente è fondo il fondale. Un gran bel bivio, bravi. Sì. Complimenti. Beh, almeno non ti fa perdere 8 ore come quelle di Benissimo. Wukong. Benissimo. Aspettate che ho trovato un segreto. No. Ah, c'è un altro fucile requiem in lunga gittata. Ho trovato la spada a catena. Yes. Uno stimolante. Quanto è soddisfacente rompere quelle canne di qualcosa. Camminando poi le sfondi. Sì. Perché sei un uomo che c'ha questo. Hai visto? Boh. Vediamo. E che non faccio il tempo a fare le combo nel marasma di delirio. Se trovate una cura me la lasciate che non ce n'ho più? Sì. Merda, ce l'ho io, non so come dartela però. No, se la trovi per terra. Ah, una in più intendi, ok, giusto perché tanto ci si cura col tempo. Perché sì, anche una ce l'ho effettivamente. Bello comunque, guarda che bel posticino. Attenzione.
C'è un pezzo di merda, eh. Questo gli vado addosso. Ca- che fa? Oh. Lo giustizio io. Arriva gente. Oh, fammi. No, è qua. Madò, che disastro. È esploso. Madò, cos'è esploso? Ah sì, ci sono anche le cose, le casse che puoi far esplodere. E ovviamente a mano tipo quella. Sì. Anche questa. E quelle laggiù. Coglione. Oh Bibbia. Lo giustizio. Madò, madò, qua non serviva. Bellissimo. Hai provato a lanciare granate? Insomma, non ancora, sì, perché ho paura di sprecarlo. Le lan- ma ce ne sono un sacco in giro. Guarda. Ah, vabbè, meno soddisfacente di quanto immaginassi. Sì. Ci sparano da lontanissimo, guarda lì quelli là. Andiamo, va. Infatti, andiamo giù. Vado a menargli. Che io perdo un botto di vita un po' a caso, perché mi sparano da lontano e manco me ne accorgo. E più che altro sparano un botto. Eh sì. Ti salvo io. No, no, l'ho preso al volo. È vero che sembrava che mi stesse prendendo, invece io ho preso lui. Eh sì, da dietro sembrava... Sì, mi a paro. Me pare che la visuale vibri ancora tanto, Moro. E toglierla del tutto in caso. Io poi adoro le musiche di Warhammer. Sono bellissime. Me l'ho abbassate per sentirvi meglio, però. Mi ha ribaltato, ma mi hai salvato mi la vita. Mi spacco la faccia, tranquillo. Ecco qua. Star Wars, ragazzi, lo giocherò tutto appena tempo, perché non ce l'ho. Ma guarda che bello, eh. Addirittura. Non dovrebbe durare. Cioè, non riesco non lo a capire. So alcuni dura. Si sono innamorati, altri l'hanno mollato dopo mezz'ora. Allora, bisogna vedere quanto dura. Perché se dura una decina d'ore, 10-15 ore, me le faccio volentieri. Grazie. Non riesco a rompere le altre casse, però, maledizione. 10-15 ore di Star Wars me le faccio volentieri. Di più... No. Ok. Cosa spari? Cosa spari? Provavo il fucile. Guarda te. Ci conoscono qua. Guarda siamo che bello. Ah, ci sono i colleghi. Posso avere una macchina di questo colore io? Che è colore? Veramente bello. Del blu, blu che siamo noi. Ma non è non proprio posso. Elettrico. No, è un po'. È tipo violaceo anche. Sono un altri po'. Stimolanti qui. Rimprendili così ce li hai anche di scorta. Ah, grazie, arrivo. Ah, qua ci sono delle armi potentissime qua. Di merda. C'è la spada a catena, Moro, se vuoi. Ah, però mi ha tolto la spada a catena per questo. Guarda che c'ho la borsetta. Che cos'è? Guarda. Ah, il mitragliatore giga mega. Ma cosa lo usi per menare? Sì. Dov'è lo stimolante? Dietro qua. Ah, ho trovato un altro. Ok, lo prendo io. Ma mi ha messo giù la spada, no? Ah, arrivano, no, mi sa che arrivano amici ah, belli. No, ok, aspetta, lo riprendo. Dobbiamo scendere giù nel buco? Continua- sì. No, cosa dobbiamo fare? Arriva una arrivano. Piccola orda. Azzo. È diventato World War Z. Beh, tra l'altro nel coso veramente World War Z si arrampicano come lì. Mica il tutorial sì, eh. Guarda come volano quando esplodono. La granatina là. Ma le granate fanno schifo al cazzo, ma perché? Perché sono effettivamente tanti. No, oh, le granate della... Guarda, 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 guarda come si ammucchiano. Questi porcelli. Granata sotto. È pieno di bombole che ho paura di toccare. Dietro. Che arriva attento. Madonna, oh. Che esplosione. Sono scappato. Ci penso io qui. Guarda là. Ma laggiù c'è una bestia di Satana. Che cos'è? Dove? Lì. Dove no, ho taggato? È ma no, quello è da dove escono. Sì. Ah, però non spara dei getti di proiettili a caso? No, no spara no, le spore. Sì, sono le navicelle. Occhio, c'è il gas, c'è il gas! Gatto, via da lì, c'è il gas! Scusa, stavo uccidendo uno con la sua stessa zampa! Ecco qua. Che sparare, cioè, è... con sta carabina che c'ho io fa cagarissimo. E qui, merda! Madò. A posto? No, ne arrivano altri milioni. Sì, sarà la prima ondata quella.
Quanto costa? Sai che è una bella domanda? Non lo so. Beh, sti quotidiani arrivano. Quanto lo vendono? Io credo 60. Una quarantina? Va, possibile anche 60. Moro! 70. Ok. Ma su console o su PC? Ma quanti cazzo sono? Mi butto! Non posso, niente. Volevo fare il better. Bravo, Moro! Oh! Devo andare di là. Devo buttarmi giù. Aia! E volevo buttarmi e fare il berserk, non si può. Eh no, non puoi buttarsi sotto. Spariamo a quei bastardi laggiù che... No, ok. È che sono un po' appesi per il culo loro. Sinistra, gatto! Guarda che figo, gli ho strappato un arto e l'ho ucciso con quello. Anch'io. Erano delle granate. La madonna, avete visto? Ho fatto una finisher fighissima. Aia, oh. E tenetelo due granatine laggiù. Arrivano altri. Provo questo. Ecco, vedi, questo qui è l'affare che... Ma do sopra un macello! Moro, porca troia! Moro, dobbiamo... Dice di entrare nella base! No, che gli tiro dei sganassoni! Non posso entrare nella base adesso! Arrivo! Aiuto! Ah! No! Siamo dentro! Chiudete il gate! Ah, finalmente. Ma che porte grosse. Oh no, è rientrata dentro la granata, rimbalzata. Ma non potevo chiudere. Ah, ok, si chiude dall'altro pezzo. Ha spappolato anche dei cadaveri. Sì, che figo. Sì, i dialoghi si perdono un pochino in mezzo all'audio, devo dire. No, i dialoghi sono proprio inascoltabili rispetto al resto. Bisogna proprio ricalibrare. C'era tutto. C'era la divisione di audio? Beh, mica lo spero. Adesso ci guardo. E come i giochi di Itch, cioè master level e basta. Sì. Beh, ho capito però. E se ti va bene, altrimenti dal mixer è via. Altrimenti esatto, dal mixer. Vabbè, vai nelle opzioni, seguirli in tre. Vai in opzioni, c'è solo mouse sensibility e basta. Che poi se lo tocchi è finita per sempre. Perché il mouse sensibility dei giochi fatti un po' così è... Lo tocchi un attimo e va o all'infinito o non si muove mai più. Sì, oppure di quelli che settato di default funziona bene. Se esatto. Lo sfiori di un 0,5 parte perché si resetta tipo... Esattamente. Una merda. È veramente una merda. Bevo. Che cosa? Oh. Dell'acqua freschissima. Ah, la mia temperatura ambiente. Anche la mia. We met with one of your squads. Mi darei volumi. Audio. Abbasso così. The way is clear. Proceed. Guardate che belli i dettagli. Minchia, tra questo e Visions of Mana, appena Wukong mi aiuta e mi fa uccidere il boss finale segreto. Tra fai come me, mollalo. No, è l'ultimo boss. Gente che seguro ha paragonato a Malenia per la difficoltà. Bestia. Ho fatto veramente tosto, bene a mollarlo. Sì. È molto tosto quello segreto, porca puttana. Cioè che poi in realtà è super leggibile, però lo devi imparare a memoria dall'inizio alla fine, se no muori. A me ha fatto cagare quello lì veramente con le hitbox. Come che belli cadaveri. Guarda che figo. Sì, non so, però. E io da piemontese sembra tutta una battuta. Che fame adesso. Cos'è questo coso? Fucile termico, bello, che fa? No, me lo sono perso. Ecco qua. Che fa? L'arma al fine, guarda. Bello. È tipo la railgun, bellissimo. Però fa un'ondata di calore effettivamente sì. Questa. C'è la pistola requiem pesante se volete sostituire quella base. No, ti sostituisce solo la pistola requiem. Sì, normale. Sì, no, ma ce l'ho quella io. Ma io non ce l'ho, ecco qua. Ah, però l'altra era... no, non è di precisione. Oh, è veramente anche illuminato da Dio. Guarda arma. Che bello!
Gatto, sembra Doom 3, sembra. È guarda veramente bello. Sì, no, ma è fighissimo. Peccato che non abbia il coso, il ray tracing. Tanto io non riesco mai a tenerlo senza il DLSS. Ah, no, qua è attivo il DLSS, effettivamente. Sì. Però ti consiglio di toglierlo il DLSS, perché è più bello con l'altro. Ma questa sparacata con il Fidelity Fix? No, col TA. Ah, il TA, ok. Ma il TA è quello di Intel, quello del base. Merda. No, è il suo, però è più bello. No, non è il suo, TA è quello di Intel. No, l'XSS. Ah, sì, no, è l'AMD Fidelity FX, quello là. No, il TA è quello base. Infatti il gioco ti dice, per la versione migliore del gioco, è il TA. Sì, sì, è vero. Gli LSS comunque ti... Fluidissimo, credo sia o ottimizzato per bene o è molto vuoto. Cioè un corridoio. Beh, con vuoto i nemici, non lo è affatto. Vuoto, no, vuoto, vuoto nel senso nelle retrovie, che è tutto finto perché vai dritto, non... Beh, ma comunque... Lo giustizio! Ah, gli non ho serve. La testa! Ma fammi fare, che bello! Non serve! Ah, mamma mia! Quando arrivano, mi butto nella mischia! Ma non serve, tutto. Non serve! Aia! Arrivo! Bestia, che figo! Mi sto grattando il naso! Che è? Al volo! Cos'è qui? Pistola Requiem, no. Cosa c'è di qua? Spada a catena. Guarda che figata le candele. Perché usano le candele? Tutto bello. Tanto fanno la luce gialla. Proprio giallo canarino. C'è qualche loot sopra. C'è qualche filtro colore fighissimo. Io non so cosa abbiano usato, ma è stupendo. No, lo so che è tutto religioso, però che belle le candele. Dovremmo tornare alle... No, proprio no. Bell'idea. Già sì, adesso, quando vado in bagno in ufficio, mi gira le palle che non si accende la luce da sola. Dirà c'è niente. Pensa cosa sta dicendo. Qua c'è Requiem pesante, se volete. Ma gatto, se usiamo le Milano Experience. Ma di che cosa? Altrimenti... Ha le luci che si accendono da sole. Capisci. È un sensore da 10 euro. Io non so che cazzo... Ma prendetela su quella, l'impianto elettrico. No, non la voglio. Io voglio la mia spada. Vabbè, ma non te la butta via la spada? Ma non è quello che c'avevi prima tu che devi sì, portare in giro. Sì, ma è una terza arma. È come Halo quando stacca via la minigun. Te la mollo, guarda, tiè. Ah, ok. Ma se torniamo a usare le candele non posso usare la presina di Thanos. Per quello. Li vedo, bastardo! Dove sono? Aspetta, eh. Vado! Cos'era questo salto che ho fatto? Vado Berserk! No, vabbè, il mio manga preferito, gatto. Devo finirlo. Ma c'ho le gambe d'oro, ragazzi! Mi si sono rotte tutte le gambe! Che è successo? In che senso? Avevo le Raptor Leg! Mi ha fatto lui il parry! Come le Raptor Leg? Bellissimo! Justice for all! Se vado di qua e poi mi sparo di qua. Guarda che la vita qua ci sono gli altri bauli, quelli elettrici, fighissimo. Ci sono i bauli elettrici. Sì, no, i bauli sono i barili. Okay. Ha urlato prima di morire quello. Pezzo aspetta, che voglio provare l'arma nuova. Ma no! La puoi provare da lontano, mi sa. È una railgun. Ma mi si sono spente le luci. Gatto, che cazzo hai fatto? Sono entrato in bagno? Mi si sono spente. Alexa, accendi le luci. Ma soprattutto perché le hai spente. Starò là. Alexa. Madonna. Peccato non ci siano le finisher in combo. Cioè se io e te premiamo E magari fa la... Ci sono molte munizioni qua, le prendo tutte io. Palesemente il gioco è single player con la possibilità di giocare assieme. Sì. Non lo so, però perché ci sono i bot comunque. Secondo me, in endgame, dopo la campagna, ti sblocca le missioni alla Vermintide. Anche secondo me. C'ho sto dubbio, c'ho. Questo qua cosa fa tutto solo soletto? Spaccali la faccia. Ho tagliato anche Karim, era in mezzo, mi sa. Non importa. Hai fatto bene. Non importa, mi è piaciuto tantissimo. Ok. Ma chi lo legge quello schermo là in alto, poi? No, diceva Daniele a Gabriel che dice che l'orda che abbiamo fatto prima da soli può essere tediosa. Sì, ci sono cioè, i due
I due personaggi sono due bot se non c'hai due amici. Sì, però bisogna anche vedere se cambia magari la quantità di nemici in base a quanto sei da solo. Guarda che belle le pergamene! Guarda quanti dettagli fighissimi che ci sono. Tutto zero interattivo, però devo fare un oracolo. O possente termoracolo, questa stronza della mia relatrice risponderà alla mia mail. Vediamo. Sentiamo. Quando c'è una sparatoria, a volte spari agli innocenti. È vero. No, non è, no, non è un consiglio su cosa devi fare. Cioè, non ho... Però se capita, ecco. No. Allora, io consiglio di farlo negli aeroporti. Ho visto un tutorial che si chiamava Call of Duty. Gatto, e ricordati niente russo. Munizioni, le rubo tutte io, come sempre. Dobbiamo andare in quella porta lì, giusto. Ah, c'erano le granate, non mi dici un cazzo, stronzo. È pieno di fuochi qua, mi sa che stai per arrivare una boss fight, credo. Perché... Eh sì, refulla tutto. Che ridere però, le candele nel macchinario così. Che bello. Ah, c'è anche il deposito. Ah, qua c'è la spada a catena, requiem a lunga gittata automatico. E un altro automatico. Lunga gittata normale. Io voglio una spada a catena nuova, però. Questo rifulla tutte le munizie, se vi interessa. Ma ne abbiamo trovate 6.000. Dovrebbe esserci quell'elettrica anche di spada a catena, se non mi ricordo male. Siamo noi! Siamo noi! Ciao! Oh, dovete inginocchiarvi tutti, loro, mica solo lui, i macchinari li venerano perché non si, perché hanno perso un sacco di tecnologia. Ah, figo. Che palle che voglio leggere tutto. No, è per quello che odiano l'IA, no? È probabile, sì. Pregano letteralmente che non si rompa nulla. Quando c'è un problema a un hard disk chiamano il prete loro. Avresti dovuto provare anche tu, Karim. Guarda quel carro armato di Metal Slug. È veramente. Andiamo! Andiamo! Or Emperor! Guarda, e se gli sparo? Li prendi? Qualcuno cioè, il sangue faceva. Sì, guarda, che figo. Ma si mette in postazione. Non ci piglio fino a là. Lui. Guarda, con la mia arma cosa gli faccio? Patunfete! Bello. È veramente lo shotgun di Metal Slug quello, eh. È vero. Cazzo, sì, è vero. Che spara la fiammatona. Però finti i colpi. No, ci sono dei tentacoloni terribili. Cosa? Dietro di noi, nel portone. Ah, sì. Ai, sto guardando i tentacoloni. Vado, li carico. Charge! Un sorpreso. Eccolo. Stiamo camminando sui cadaveri, che bello. Non so cosa ho sparato. Questo è il GOTY. Giustizia. sicuramente non Wukong. Ma a me piace Wukong, però è quello il problema. Anche a me. Wukong è tossico tanto quanto il Den Ring per me. No, dai, no. Abbastanza, nel senso che l'ho odiato. No. Mi è piaciuto all'inizio, l'ho odiato a metà, mi è piaciuto alla fine. Quindi è proprio Elden Ring. No, io Elden Ring non l'ho mai odiato, a parte le puttanate. No, io ogni tanto l'ho odiato Elden Ring, però. Ma no, tantissimo. Però questo qui non è che l'ho odiato, questo qui mi ha fatto cacare delle volte. Cioè... Sì, è vero, esattamente. È vero, bravo. La differenza è quella. Cioè, sì. Elden Ring non mi ha mai fatto schifo. Forse qualcosina, però non mi ha mai fatto quello schifo lì. Ma vi giuro, dopo la mocha ero già un po' demoralizzato. Ho finito la parte della neve. Credo cannone. Di essere arrivato alla fine della parte del veleno. Poi ho detto no, basta. Hai fatto la stessa cosa che ho fatto io, ma mollandolo. Io, dove sei arrivato tu, non avevo più voglia. E allora ho corso invece di mollarlo, capito? Ma io ho trovato quel nemico là che proprio mi ha detto no, non lo voglio. Ma perché il mio premio è Visions of Mana. Perché passo da un gioco che mi fa tirare i pugni alla scrivania a un gioco dove dormo durante i combattimenti, quindi... Ciao Francescone! Ben arrivati. Se piace a Karim deve per forza essere Gotti, troppo famoso ed influente. La Madonna! La Madonna! Chiama un attimino Geoff, fagli sapere. Ne voglio uno grosso, ne voglio uno grosso. Pezzo di merda. Io incredibilmente invece oggi mi sono divertito come uno squalo su Quidditch.
Io e a me sembra detto, veramente so una merda. No, non è una merda. No, una merda no. Però ha, ha proprio l'idea di cambiare tre ruoli. Esatto, proprio... ma sembra ma anche no, nel multiplayer. Cioè, secondo me in multi il seguire il boccino. Cioè, boh. Gatto, sei circondato dappertutto. Non ti preoccupare, cari, non ti preoccupare. Tutto sotto controllo. Hai visto? Posto. Guarda qua, ecco qua. A posto. No, la figata del Perry è incredibile. Eh sì. L'ho preso dalla coda, l'ho sbattuto a terra davanti agli altri e sono morti tutti. Sì, che figo. Con Lino ci siamo divertiti veramente tanto poi in co-op. Perché è un gioco da giocare in tre. Perché così ognuno fa un cacciatore. Sì, sicuro, e perché un mi ruolo. Sa che Lino l'ha mollato istantaneamente, l'ha odiato. No, sei divertito l'ho visto con prima. Me. Ok, ah, sì? Però poi sì, l'ha mollato non quasi so. Subito. Ma pensa il buco prima, pieno di... mentre abbiamo giocato, poi è andato via e ha detto: ma perché non ci giochiamo ancora venerdì? Me l'ha detto lui, eh. Allora, forse gliel'hai fatto rigiocare meglio. Non no, so, lui l'ha giocato io... con me stamattina. Ah, stamattina? Quindi... No, perché oggi io l'ho visto prima, oggi pomeriggio, e l'ha mollato subito. Quindi stamattina gioca, ah, che non so, allora da solo... Da solo l'ha mollato dopo meno di mezz'ora. Sì. Però lui c'ha sto problema qua che purtroppo appena il gioco è lo chiude, se non... Però insieme ci siamo divertiti. Magari veramente c'è tanta differenza tra giocarlo da solo e giocarlo... Sì. Aiuto, c'è un ragazzi! In alto. Devi tenere sott'occhio troppa roba da solo, perché cambi tutti i ruoli. È morto. Di là. Bastardo! Te l'ho spaccato in mano? Chi? Boh, ce ne sono grosso uno dietro, addosso. Corro da loro. Cosa capito? Arrivo, Un attimo, arrivo, Vado. Poi li devono anche insultare. Che bellino che è il fuoco. Le esplosioni anche... Ma perché la grafica è tutta coerente, quindi è bello. L'unica roba che mi fa cagare della grafica è il coso blu per i Perry, che proprio sembra un gioco di lotta. Vabbè, quello nell'HUD, no, sì, quello sì. Ma se non me lo diceva Mora che erano i Perry, sai che non lo sapevo. Ma anche i cosi sopra, quando ti arrivano i colpi dei nemici, quelle robe lì fanno cagare. No, che il Perry lo puoi fare quando vuoi, il contrattacco solo quando è quello blu. Sì. Guarda che bel blu che hanno. Io non so questo commento. Che bel blu. Mi piace un sacco. Che ti devo dire? Proprio il colore. Il pantone. Sì, ma questo il qua. Il pantone proprio. Potrebbe cadere nel viola. A occhio così. C'ha proprio un riflesso. Tipo. Blu elettrico, come dicevi tu. Però non è. Non è acceso. Possiamo fare un discorso sul pantone del colore del. Ci sta. In realtà è molto in tema, visto che sono miniature, vanno dipinte e tutto. L'hanno dipinte benissimo. Sì. Sempre da ridire, oh. No, non avevo da ridire, era un'analisi la mia. Vabbè. Poi non si abbina benissimo con loro. Questo è, credo sia il grande problema degli sparatutto di Warhammer, perché poi il gioco di strategia non lo so. Ma gli sparatutto di Warhammer... No, che Warhammer ha una storia infinita, piena di colpi di scena, tutta incredibile, ma tutti gli sparatutto sono vai avanti e ammazza tutti, non c'è trama. Sì. Non c'è mai trama, quindi tu lo giochi e dici, ma non so niente più di prima, è tutto uguale. Guarda che roba che c'era giù. Questo è veramente un gioco del 2008, dove guardi roba figa e ammazzi i nemici. Esatto. Ed è divertente. È strano. Sì. È vero, è questo che mi stranisce. Vediamo cosa c'è qui di bello. Poca varietà di armi o sbaglio? Sembrerebbe di per sì. Ora almeno. Per ora sì. Vediamo poi le missioni dopo. Però è passata un'ora e abbiamo usato le stesse robe. Ma dobbiamo andare. Dobbiamo aspettare gli stronzi che salgono, mi sa. C'è proprio il golfo qui per aspettare che salgono. Guarda, che schifo lì. Che vomitano i nemici sti funghi. Ma che ha fatto apposta? Ti ha detto di no, aspetta. Aspetto no? Di accumularli, aspetto. Però non c'è una granata così. Ti è salito uno. Stavo ringraziando una sub, ma proprio adesso deve arrivare, sto stronzo. Bravo.
Madò, a metà. Bestia, aia! Chi è questo qua? No, ero io? Guarda che belli che sono saltati in aria. Sembra, queste parti sembra veramente World War Z comunque. Eh sì. Le i tiranidi sono loro. Prima ho detto terminidi, vabbè. Vabbè, era quasi. I tiranidi. Io te lo lascio passare. Ah sì, dai, ti ringrazio. Comunque sì, Rocket, cioè praticamente un Rocket League un po' più easy. Questo? Eh sì, no, sì. No, proprio questo, sì. Sì. È veramente più easy di Rocket League questo. No, prova di Quidditch. Sì, sì. Da provare proprio in co-op, è divertente. Qualcuno ha urlato Mortal Kombat comunque, mi sa. Eh? Ah, sarà il presentatore. Viene da qui. È lore di Warhammer. Ah, guarda, per me potrebbero mettere qualsiasi franchise dentro. Warhammer fa parte del multiverso di D&D adesso, no? Cosa, veramente? Cosa stanno facendo? Delle collaborazioni molto strane tra videogiochi. Ma c'è il suo, no, Warhammer. Di Magic, scusami. Di Magic. Eh? Amici, venite. Ah, di là, Magic, di là. Sì. Ecco, dove dentro c'è anche D&D, però. Vabbè, ma di Magic però c'è tutto, anche Assassin's Creed. No, Assassin's Creed, Dottor Who, quelli lì sono extra. D&D e Warhammer sono proprio nell'universo di Magic adesso. E cos'è Forgotten Realms? Forgotten Realms e D&D. Ok. Ma come funziona, scusa? Sono tipo... Cioè, su Magic sono viaggiatori tra mondi. I piani e in un piano c'è Warhammer. Ma che in figata. Un altro piano c'è D&D. Ma allora non capisco perché non c'è Assassin's Creed allora o Fallout. Perché quelle sono robe... Cioè, non le hanno... Cioè, D&D vabbè, e Warhammer dirlo, sono di Hasbro. Sì. Quindi è l'universo di Hasbro, dici? Praticamente. L'Hasbroverse. Sembra una malattia. Un po' sì. Cosa? Vogliono l'Hasbroverse. Sembra un vomito. Pensavo l'altro giorno, mentre ero in monopattino venendo in ufficio, ma pensa a quelli che scoprono le malattie e gli danno il loro nome. È una roba terribile. Poi dopo uno si ammala e c'ha... e c'ha la malattia col tuo nome. Bruttissimo. Ma quale malattia c'ha il nome di chi l'ha inventata? È tipo qualsiasi il morbo di, no? La sindrome di. I morbi. No, ma non c'hai l'influenza. No, non l'influenza. La febbre. Dici che c'era il signor febbre? No, non c'era il signor Mario febbre, influenza. Però... allora... Ma questo qui è un TIE Fighter di Star Wars. Chi? Questo qua. È vero, sembra un po'. È il Alzheimer, cioè, sul serio, l'Alzheimer. È una malattia andiamo terribile. Su, andiamo su che magari c'è qualcosa. Ah, no, non si può andare su. No, non si può, è rotto. Non è tappato. Fare le pastiglie per questa cara Musite. Sì, ma non mi è cognome, però. Citata, vai, l'ho preso anch'io. Karim Morbo, così. Beh, bello. Sì, le armi non le guardo neanche, sono sempre le stesse qua. Ma che peccato. No, ma cambieranno da livello a livello, probabilmente. C'è la pistola plasma, ecco, questa è nuova. Prendo. Non ci sono i sottotitoli, c'è una barra. Si surriscalda, credo. E Halo. In che senso? È la pistola al plasma che si surriscalda. Ah, sì. La di Grunt, dici. Esatto. Puoi caricare il corpo? Ah, proprio caricare come corpo. Quella di Halo, così. Proprio. Cos'è lì? È blu, voglio entrarci. Ha colpito tocca. L'obiettivo. Gira la ruota. Gira la ruota, ok, il prezzo giusto. Piri, 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 piri. 100, 100. Allora, per me quel detersivo viene le 2000 lire, signora. Oddio, oddio. Devo girarne un altro. Voi sparate? Va bene. No, non riesco a sparargli. Merda, c'ho la carimusite. Aiuto. Aia, mi attaccano. Porca troia, il danno che mi fa sto bastardo. No, ragazzi, io defeco. Sto per morire. Che cazzo vuol dire? Io defeco, però, scusami. Credo volesse dire defungo. Ah, esatto.
Però se non mi capisci, guarda. Amici della vita. Ah! Tapperi. No! Pezzo di merda. Hai la mamma villana, vieni qua. Che? No, devo fare il parry, ho sbagliato. No, non ti preoccupare. Ah, a posto. Tutto bene? Voilà. Tutto bene. A posto. Sta arrivando l'inferno, gatto. È vero, un batticinque ci sta. È verissimo, sì, che aia, strano. In un gioco. Aia, che male mi stanno fatto. Sputando nella schiena, ragazzi. Mi... Ci ha fatto... Ci basta, aiuto! Andare... Scusa, gli ho sparato. Non importa, non importa. Era per, più per recuperare lo scudo. Gira la ruota. E adesso puoi giocare anche tu. Ah, gatto, pugni. Di tutto, c'è l'inferno! Le tiro la granata! Oh. Capito, ma qua sputa lo sburro. Che schifo. Buono. Pane. Cosa? Cosa dice? Io? Eh sì. Ma gli ho spezzato l'osso del collo. Ma come parla? Parla come i giochi della Dark Fiction Anthology. Parla. A proposito, ne è uscito che uno bello, nuovo. Ragazzi, sì, che bello. Hanno detto che tra i migliori di tutti, è incredibile. Per i motivi sbagliati, uscito, non so bene cosa voglia dire tra i migliori di tutti. È sempre per Dark i motivi Fiction, sbagliati. Ma, sì, certo, ma con ovviamente. Chi l'hanno pubblicato, scusate? Non è dell'universo di... Dead by Daylight. Dead by Daylight, esatto. No, ho capito, ma con chi l'hanno pubblicato? Boh. Perché non mi hanno dato la chiave, di solito me la danno quelli di... Noi l'abbiamo chiesta... Chi è Bandai che ce le dà? Ecco abbiamo qua. Chiesto a loro direttamente, noi. E non ce l'hanno data. Quindi poi anche... l'ho comprata. Infami. Come? Parlane male. È vero, sì. Non mi è piaciuto. Venite all'ascensore, cretini. Stai tranquillo, eh. Ah, guarda che è stato preso in faccia. Pezzo di merda. Era la medusa. Mi piace che ci sia questo piccolo pezzettino di ferro che ci impedisce di cadere. È perché tanto non possiamo alzare il ginocchio più di un tot. Quindi... Sì, però se gli tiri un calcio per sbaglio si sfascia tutto. Prima c'era una roccia alta la metà di noi, abbiamo dovuto sfondarla con una testata perché sennò non passavamo. Grazie del ride, belli, eh. Sai che c'ho la pistola plasmide? Anche tutte le sub. Ma davvero non ci sono le emote? È veramente un dispiacere. Cioè, perché non ho controllato. Guarda, guarda. Guarda che stormo. È tutto storto qua. Bisogna chiamare il perito. Aiuto! Mi sono cagato in mano, pensavo mi colpissero. L'antenna è attaccata dalle gargolle, ragazzi. Ragazzi qui, qui. Sì, le gargolle. È un'altra malattia grave, la gargolla. La gargolla sì. Mia zia l'ha avuta. È stata operata, sta? Immagino. Eh sì, sta bene adesso. La fortuna. Aia! Le hanno fatto la degargollite. Ha preso il gargolline. Non è Bandai né questo nei prossimi Dark Pictures. Ah, si ecco sono perché... indizzati? Per carità, publisher non è che ti indizzi, però... Beh, comunque servono due soldi per farli quei giochi lì, eh. Due minchia, sì, anche solo per i doppiatori. No, sì, ma sono gli attori ci sono. C'erano anche gli attorissimi, sì. Cioè se riescono a che... farlo da soli, bravi. Il primo aveva Rami beh, Malek. Questo qui l'avranno, cioè, incredibile. Questo qui l'avranno finanziato. Però prima che diventasse Day, famoso, eh. Beh, sì. Sì. Vabbè, sì, era su Until Dawn, è vero. Era su Until Dawn. Mannaggia, sono morto! Mi è arrivata un'onda di schifezza! Tutti, era prima di... Dottor Disrespect, lì come si chiama? Mr. Robot. Di... Che Mr. cazzo c'entra? ho capito io, capito. Le gargolle, attenti! Moro, però veramente non mi capisci, eh? No! No, è veramente difficile. No, famoso grazie ad Until Dawn? No, adesso non no. esageriamo. Grazie a Dio ha fatto Mr. Robot. Poi c'era la panettiere, che io non sapevo che cazzo fosse, ma ne parlavano tutti. La panettiere è quella di Heroes. Perché salva non ho visto la cheerleader, Heroes. Salva il mondo, era lei la cheerleader. Ah. Chi è? Aspetta che ricarico. Ok. Bravi. Sono stimolati. Bastardi, quanti sono? Oh, porca palestra.
Mi sa che ci rimango, eh. Franco Bit, che sono commento morto veramente da italiano medio. Arrivo, Karim, ti salvo! Ha detto viva la Freya, ha detto. Ha detto che più è una meno bella figa. Non so, veramente. Un grande! Un broschi. Uno stamattina invece mi è entrato in chat dicendomi che... Ma ancora stai giocando a Quidditch? Ma è una merda, è insalvabile. Era molto meglio quella Play 2. E io ma per una volta che si diverte, Play 2, tra l'altro... Perché noi abbiamo detto in chat che se prende nelle recensioni più di 8,5 lo giochiamo. E sono andato a guardare su Metacritic e non c'è quello, cioè non c'è nessuna recensione ancora. Ma c'era quello vecchio che c'ha 69 di Metacritic, quindi sì, non so come sia bello quello vecchio. Guardate il Quidditch già di base. No, ma il problema è che non mi ha detto perché. Ho aspettato, non mi ha detto perché, era una merda, era insalvabile proprio. Insalvabile sei tu. Ho sentito parlare maluccio anche di Star Tracker, però per motivi che a me sbattono le balle dalle recensioni. Lì non mi ha detto che è ingiocabile con mouse e tastiera. L'ho giocato io nella demo ed era assolutamente giocabilissimo. Ma che dolore. Ha detto che con lo shift fai la retro. Cambi i tasti, gatto. Cioè, quanto cazzo ci vuole? Ma che cazzo ne so? Io l'ho sentito lì, non mica l'ho giocato. Ma sì, ma giochiamo su PC apposta. Cosa fa sto signore qui? Arrivano tutti quanti! Voglio fare jazz? Alleluia! Sparate questo stronzo! Oh, porca miseria, che dolori! Io non sto bene! No, neanche io sto neanche bene! Neanche io! Aia, mi vomita! Lo schivo, lo schivo! Quanti schivo? Allora te sei uno stronzo, eh? Per favore, non mi tocchi! Maledetto Minosse! Vai, Ha sbagliato persona. Madonna, Moro, gli che ho strappato figo la faccia. Gli ho strappato. C'è un altro? Un altro. Che pezzo di merda. Lino andava avanti con Space e si direzionava con Wasd. Pensa che comodità. Oh. Me l'ha detto lui, io il gioco l'ho solo scaricato. Lo volevo provare oggi, ma mi sono preso veramente bene con Quidditch, cazzo. Allora, cosa... Cazzo, bastardo. Sarà anche perché non gioco mai sportivi. Qua. Dove? Begin targeting, ma... dai! Eccolo! Ma quindi consigli quello lì della Dark Picture, non Dark Picture? Ha detto tutti che è bello. Ha fatto quindi... solo un'oretta e un po' ieri e sembra quel trash bello. Ma che settimana di merda, troppa roba. Veramente in italiano da giocare, che il doppiaggio è tutto sbagliato. Vabbè, quello ovvio. Non credo che in inglese migliori il fatto. No. Dai, ma questa, pensa ridere. Che figata sarebbe stato vederla da gioco e non da cinematic questa cosa. Anche sì. Che roba, cos'è questa cosa qui? Tutto il sangue? È il Big Ben però dei troll lì. Non sono troll, sono termini di gatto, non mi far arrabbiare, eh? Il mio gioco preferito. Ma poi c'hanno la coda e sembrano Velociraptor, quali troll? Sono come tornare qui a casa tutti silenti, tristi. In punizione, porca miseria. Vabbè, dai. Fortuna che è venerdì. Sono tiranidi, ecco. E le navi anche... Le navi stesse dei tiranidi sono tiranidi. ma senza... Ah no, tu ce l'hai gli occhiali, Moro. Ti puoi fare il dito medio sugli occhiali. Era medio quello, maleducazione. Ma ti brillano anche gli occhiali poi quando lo fai? No. Vabbè. Archioli? Come siamo tristi sull'astronave? Quello, sì. E i sottotitoli li ho messi io. Potete toglierli, però. Dal gioco. Oh, ok. No, su Twitch. Vedi che questa astronave è blu, è un bel blu, ma non è bello come il nostro. Perché c'ha del bianco. Sì, rovina tutto. Quanto didascalico l'obiettivo? Non ho letto. Diceva distruggi le navi avversarie con un cannone antiaereo. E va bene. Beh, quello che abbiamo fatto. Effettivamente. Sì. Siamo tornati. Sono le 9 del mattino, buongiorno. Perché una scacchiera lui sul ginocchio? Voglio almeno fare il saluto, quello degli Space Marine, quello la mano sul cuore, non posso farlo. Quello era il diver. Infatti è proprio sbagliato. Ma tu c'hai un braccio finto!
È vero! Cos'è successo, Karim? Non sei stato attento? E l'altro è fasciato. Sono tutto rosso. Non sei armatura. Capace, però, eh. Beh, tu c'hai la gonnella, gatto. Cosa hai fatto? Vabbè, mi copro le gonadi, scusami. Anche tu ce l'hai, solo che è tutta stracciata. Perché io non ho paura. A differenza di Niccolò Ammaniti. Guarda qui, con i sacerdoti, che belli loro. Stanno pregando che vada tutto bene. Sì. Loro sono gli Inquisitor? No, non credo. Sono tipo, credo, effettivamente sacerdoti. Che i sacerdoti effettivamente sono meccanici, ingegneri, presumo. Eh sì, perché i preti sono la religione e la tecnologia. The casting of Frankston. Oh, domani mattina ce lo spariamo nel culo. È eh? Vero che io la mia navicella l'ho lavata su Powerwash, quella lì, tipo. Che su Powerwash hanno messo il dirsi è di vero Warhammer. Che ha messo la roba di Warhammer su Powerwash. Io devo giocare Powerwash in VR. Grazie, Umbertone. C'è in VR? Anche a Terence Miller. C'è anche proprio nativo su Quest, volendo. Con la grafica del merda, però c'è. Io nativo su Quest c'ho coso Medieval Dynasty. Minchia! Non l'ho neanche mai avviato. I want a scout recon of that position. Captain. Infatti pareva strano, vero. Gabriel. Sì, ho detto, oh, madonna, cosa ha tolto? Ha scritto, sono ingegneri della fede. Cliccato. Madonna. Questo è un morbido di Star Trek. Sai chi è quello lì con l'occhio fasullo? È Fisto di Man, però con l'occhio fasullo. Ok. Imperial Guard Base. His facility. Sì, si era molto sto Warhammer. Cioè, che poi non è vero, è che ha fascino. No, nel senso che di base non è vero, cioè è un gioco molto normale, però ha tutto quel fascino dato dall'impegno che ci ha messo, dall'ambiente, dal cazzodurismo, sì, dal tutto quanto che funziona. Più che altro vorrei dei nemici un po'. Perché in ogni Warhammer i nemici sono topi, no? Ogni volta o topi o questi qui. Non ci sono topi, umanoidi tirani, con cui fare la guerra, tipo. Su Darktide sono. Ci sono. Ma non ci sono il popolo che del sesso da ammazzare qui su Warhammer? Quelli. Sì, sì, quelli lì che seguono la dea del sesso. Com'è che si chiama? No, vabbè, comunque, guarda, preferisco così piuttosto che inutilmente prolisso e una rottura di cazzo, sì, sì. Che poteva essere, sì, sì. Slaanesh. Però vorrei effettivamente anche io un gioco narrativo single player di Warhammer. Questo qui è Smoke di Mortal Kombat, guardalo lì. Cioè, ha nominato un Mechanicus e c'è un gioco di Warhammer che si chiama Mechanicus. Dove fai il Mechanicus? L'Adeptus Mechanicus. Cioè, Mechanicus credo sia un rango. Slaanesh, la dea del coito, si chiama. Te l'ho detto. Non è che mi invento le cose, No, ma non cioè, ci credevo, No, hai lasciato intendere che dicessi una cazzata. Buonasera. Grazie, Dedone. Dov'è che Robone? Ecco, sono qua. Se fossi tagliato l'altro braccio. Ma cosa sono tutti questi tubi catodici? Ne bastava uno, no? Uno grosso. E in Darktide invece parlavi col cadavere, no? C'era una roba del genere. Sì, c'era un. C'era un morto appeso. Sì, non era un morto, era uno tenuto in vita, però da tutto un macchinario. Era un corpo. Ok. Hai capito. È l'abilità anche. Vedi che io sono Gadriel. Io non posso cambiare l'abilità, però. Ci sono 10 armi, sembrano tutte uguali. Ma letteralmente la stessa arma abbiamo, cioè, in mano. Ci sono 3000 statistiche, ma poi sei in mezzo al casino e non capisci niente di come la stai usando. Perché mai? Il problema però è che non sono neanche così tante ste armi, Cioè, speravo qualcosina di più. Vabbè, tengo questo.
la pistola, precisione, quella pesante e l'arma, vedi c'è il martellone e la spada potenziata, però sono da sbloccare. Che palle, io voglio il Warhammer letteralmente. Ah, l'aspetto, no, non ci sono solo tre skin in più e basta. No, che tristezza. E vabbè, è un peccato sotto questo punto di vista, ripeto, il gioco. Potevano fartelo colorare un po' a piacere. Poi col so pennello. Che ti sminchia la lore, tutta la trama, però... Non posso uscire da qui. Io non posso cambiare comunque il... l'ulti. No. Neanch'io. No, dovremmo sbloccarle, forse. Si va, perché siamo bloccati per sempre. Non ho idea, Edward, però visto l'andazzo, secondo me ammazziamo qui solamente i cirripedi. No, okay, secondo me c'è qua roba. Secondo me c'è un sacco di roba che ancora non abbiamo visto. Ah, ci saranno nemici, tra virgolette, umani, va bene. Ma guarda che figa questa armatura! E questo qui è quello che ti ha sparato il pippone prima? Il cappellano, sì. Ah, non siete voi questi? avete messo l'armatura normale standard a pezzenti? Perché non c'ho altro? E come sembra che ho la skin economica? Sono il più speciale con la testa rossa io. Io c'ho una striscia, lasciami fare. Carino è blu. Ed è un bellissimo blu. Ma io non ho modificato un cazzo, come avete fatto? Gli manca un braccio. No, è che tu sei quel personaggio lì. Ah. Comunque io sono ultramarine. La prossima vedi ci sono i raid tipo i dungeon di World of Warcraft dove due squadre devono giocare. Ma che fico. Sì, secondo me l'endgame sarà strapieno di roba. Aspetta, dice interagisci, aspetta, oddio, non sono il caposquadra. Vado qui, forse sono le operazioni, vogliamo provare a fare uno di quelle. Allora, magari mappa della battaglia, la missione selezionata è indicata nel direttore. Sì, cambia modalità di gioco, puoi passare. Ah, ok, sì, ci sono proprio diverse modalità. Giocare quella modalità prima di aver completato la campagna principale potrebbe rivelare delle informazioni della storia della campagna. Ok. Vabbè. Operazione in modalità di gioco PvE incentrata sulle missioni ausiliarie delle squadre di combattimento Telasa e Verdian. Grazie, giocare James questa modalità prima di aver completato la campagna, ok. E così va a iniziare con Inferno di Fuoco. Ah, ok. Va bene. Ditemi voi se volete provare una di quelle lì. Sì, a voglia, certo. Cambio della modalità. Sì. Oh, madonna. Devo selezionare una classe. Ah, guarda. Io voglio fare il baluardo. Fico. Tu fai il baluardo. Faccio l'assalto. Anche l'assalto sembra figo. Io faccio il pesante. Ho perso l'elmo, vedi, facendolo. Ma sono ciccione, che bello. Ma sono diventato smoke. Ma io c'ho uno zaino giga mega, guarda. C'hai pure il simbolo della Mercedes attaccato, tu gatto. Hai visto? Oh, madonna mia. Però Moro, tu ti devi far vedere, c'hai una faccia veramente di merda. Io sono ho la testa lucidissima io. Ma c'ho l'occhio laser, bellissimo. Chi è? E niente. La Games Week si decide con i nomi delle armi. Come? Andate a personalizzarvi subito. È finita? Andate, siamo partiti. Sì. Perché potevamo? Che ne so. Appronta una trappola per lo sciame dei tiranidi. Fai scattare l'imboscata e decima le loro forze. Decima le loro forze. Proprio dobbiamo stare attenti, eh. Sotto la decimazione, stop. Io non posso. Io c'ho sto collare antinfortunistica che non mi vedo niente. C'ho il bavaglione, oh. Sì, tu. No, decimiamo. Lì le cuffie, quelle che erano uscite fuori per un pesce d'aprile che ti fanno sentire gli odori. No, quelle della Dyson. Quelle della Dyson. Sono purificano l'aria. Erano. Veramente quelle della Dyson sono. Sì. Sì. Cioè, i stessi colori anche. Che le hanno dismesse, no? Non le fanno più, se non sbaglio. Non le ho più viste. Non era un pesce d'aprile? No, sono uscite. Tanto ci hanno fatto dei video dicendo anche che fanno pure male. Bene. Sì, perché ti diceva che buttano l'aria. Sì, secca. Che ti seccavano le narici. E adesso ci sono quelle nuove, le cuffie nuove. Ci sono quelle nuove.
Sì, però, allora, va bene tutto, ma perché dovevi comprarmi delle cuffie della Dyson, capito? Cioè... E infatti la domanda di tutti i recensori era esattamente quella. Serviva? No, allora, quelle che ti purificano l'aria, secondo me, non è un'idea così folle. Lo è perché fa male. Però... Oh, cioè... mamma mia. Questa è la mia arma. Guarda, gatto! Gatto! Oh, che cazzo fai? Madò, questa è la mia, invece. Questa è la mia. Madò! A botte vedere. Con la valigetta. C'ho lo scudo, cosa faccio? Ah no, è l'arma al plasma questa. E lo scudo come lo uso? È l'arma di prima, sarà mi sa. Sarà la Q. No, lo Q messo la Q è l'ultimate, dardo. Sì. E lo scudo la Q c'è una difesa, credo. Con la C forse. Con la C di scudo, vedi? Eh sì. Vabbè, questa ve la faccio vedere prima che arrivino i nemici. Hai fatto ecco l'ondina nell'acqua. Sì. Qua. Perché l'acqua è bella come quella di cosa? Ah, no. Capito, però li stiamo sfondando duro, eh. Perfetto. Hai scelto la difficoltà per caso? Sai che no. Ok, che sembra super facile. Boh, era il numero uno, però non mi pare che ci fosse la difficoltà. Grazie, Fede. Ah, non devo ricaricare io. Oh! È il plasma, no. No, non è il plasma. Speriamo che tanta gente lo giochi, perché almeno ci sono giocatori per fare queste cose. Ah, merda, io però il parry lo faccio lento lento. O non è un parry il mio, questo? Ah, io la elettrifico e la spengo, la spada. Perché dovrei spegnerla? Magari si surriscalda. È primo su Steam. E esce domani, no? Nella versione. Ho preso una reliquia protettrice. No, esce il 9. Cos'hai preso? Early access, una reliquia protettrice. Qualcuno ti sparava, tra l'altro. E non so che cosa sia, ti giuro. La vedo lì, ma non so. Madò. Vado da quello stronzo. No, esce il 9, però c'era scritto che qualcuno lo poteva già giocare da domani. Magari che se compri un'edizione particolare. Early access domani, vedi. E infatti noi possiamo giocarci oggi perché esce domani. E c'è scritto che il crossplay apre domani. Ma quindi noi siamo nel super early access, perché domani sì, è l'early sì. Access. Esatto. A me però queste cose, ti ripeto, non mi piacciono. Lo so. E a me sì, purtroppo. No, purtroppo perché? Pagare per andare... pagare un pelo di più prima. Per giocare un po' prima, sì. Non lo so perché, perché sono un po' stronzo. Abbastanza. Cioè, è proprio sì. Una cagata, non, vabbè, non capisco. Ti piace, lo accetti. Più quello. No, no, lui gode. Lui gode lui dice, posso pagare 5 euro in più. Ah, allora, eh. Allora sì. Ah no, ma che strage abbiamo fatto qui in tre? Li abbiamo demoliti subito. Sì, siamo abbastanza forti. Ma c'ho animazioni diverse io adesso che c'ho sto signore qua. Sto stronzo dietro che spara, per favore. Grazie, Vyuki. Quindi la campagna è una cosa e le missioni sono un'altra. Ecco sì. Perché ci ha fatto 40 ore quello là. Sì, c'erano tre modalità. Campagna, questo e la Endless. Secondo me anche le ambientazioni sono randomiche. Sì, sembra una mappa creata randomicamente, esatto. Sì. Un pochino. Però è presa comunque da roba che vedrai. Certo. Sì, beh, certo, certo. Però ha molto meno... con lo scudo addosso a qualcuno... Beh, lui sta elettrificato, quindi potresti esatto, fare un po' fa di vedere casino. Questo qui. Come funziona il drop, ragazzi? Non ne ho idea, però più guardate, più vi droppano. Credo sia proprio così. Madò. Ci sono 40.000 volte più forti di quello di prima. Sì. 40.000 beh, perché sì. Warhammer l'ho capita, eh. L'ha detto, bravo. L'ha detto. 40.000 Karim, tra l'altro, dice Warhammer. Premo il bottone. Dai. Dammi un attimo, che sono vecchio. Devo guardare un'ora e ti droppa un guanto. Ma un guanto di per che terra? Cazzo? Perché dove lo metti? Nella mano, dove lo metti il guanto? No, scusa. Quale guanto? Cioè, non c'era nella customizzazione, non c'erano le mani. Boh, o sbaglio? Roba... E che ne so?
Cioè, se te lo danno... No, c'ho il veleno, c'ho... Ti ho sparato perché eri un po' verde. Tanto si sa... Mi stanno sparando, ma io sto inginocchiato. Infatti, il male che mi fa. Inginocchiato. Cos'è? Arrivo! È mio! Devo giustizzarlo io. Ma voi siete laggiù? Vabbè, io faccio qua intanto, eh. C'è un cadavere da esaminare. Eh sì. This looks promising. Captain, code secure. The Emperor provides. Ma dai, ma io rollo! Abbiamo le scarpe tutte infangate, avete visto? Grazie per la sabre regalata. Mi sono da una parte... Ma, cioè, ma da me Moro, avanti? Dove cazzo vai? Sei davanti a noi, mi sa che fa il giro. Cambiato gioco. Cos'è questo? Vai. Cos'è quella roba che sta facendo? C'ha il teschio rosso lui. Sì. Non serviva, non serviva. Perché siamo fortissimi adesso, okay. Perché sono una pippa. E quindi ne abusi, non ho capito. Tab, dobbiamo andare di là. Ah, io quando corro mi paro dai proiettili però. Giustamente. Ah, ecco a cosa serve. Io provo questa cosa qua, vediamo. Ah, niente. Vabbè, mi proteggo. Sto per creparci. Non lo fare, Moro. No, non lo faccio, dai. Ok, bravo, grazie. Ma se io finisco i colpi mi inculo, cioè che devo fare? Ah, però io non c'ho il Perry? Io ce l'ho, ma è strano. Cioè, nel senso che faccio un'animazione. Sono morto. Però sembra più che altro un attacco il mio. Io sono morto. Arrivo. Bellissimo. Proteggo. Aia, me l'ha rotto. Ah no, è un Perry, ok. Non lo so. Sono in fin di vita. No, sono morto. Anch'io, orca troia. Arrivo. Ce l'ho fatta. Oh cazzo, quanti ce ne sono anche là da Karim. Muore, ma va da solo sto scemo. No, però me... Ecco qua, la congiuntivite. Me lo fa il Perry ogni tanto. A me è strano, perché guarda che animazione è che fa per il Perry. Perché butta indietro l'arma e poi gliela butta su. Sì, vedi, anche a me, però se tengo premuto perché mi fa... Si fa Perry e poi fa questa cosa qua. No, è uguale per tutti. Sì, bisogna toccarlo. Avete del collirio? Volta. Oh, poi è risolto. Devo ricordarmi di non fare l'abilità del salto quando corro. Perché sennò fa il dash in avanti e non fa il salto. Vedi qua. A me rolla. Che funghi. Eh sì. Questo lo rompo io. Vai, vai. Dove cazzo siete? Avanti. Non posso. Avanti dove? Tab e riguarda l'obiettivo. Hai ragione. No, dobbiamo aspettare gatto, semplicemente. Era pieno di munizioni qui. Ci ho sbattuto per sbaglio. No, ragazzi, chiudo alle 8 e hai due termosifoni. Che fanno? The case, the casting of Frank Stone. Ah, lo continuiamo. Ho sbagliato tutte le strade possibili. È che sono lento, quindi... arrivo. Sì, si gioca bene con mouse e tastiera. Ha un paio di tasti un po' strani. Sì, esatto. Cioè, per fare il Perry con la C... O mirare con la rotella. Hogwarts è un incubo. Te l'ha rubato, Moro? L'ha rubato. Vabbè. Oh. Ascolta, mi hai chiamato. Sono qua. Lasciami lavorare. Io, ma che figura di merda che ho fatto. Ultilalo. Mi sa che anche qua c'è la schivata perfetta, sai? Sì, sì, perché c'è. Ho schivato e è andato che in slow motion per un attimo. Ah, e puoi rimirare? Puoi fare il colpo con la pistola. Però qua non vedo che non ci sono armi da raccogliere. No, è vero. Forse si va di loadout e basta.
Oddio, vai, andiamo, vai, corri! Vai. No! Scusate, l'ho tirata prima! Però, l'ho tirata prima! Ma vabbè... Non pensavo che erano storditi tutti insieme. Ah! Dove l'hai preso? Per terra, sono finiti. No! Erano due. Sono la coppa a tre, mettono due oggetti, sei bastardo. Un cuore blu di Isaac ci ha dato. Sì. È veramente il cuore blu di Isaac. Di qua. Da giù. Questi pezzi di merda. No, c'è il pezzo di merda. Bersaglio prioritario. Extremis. Ma quello di Iron Man, l'Extremis. No, è uno di quelli che vola, il bastardo. Non ti preoccupare, io lo scudo. Succa, perché... merda. Fanculone. C'ha lo scudo il merdaccio. Non più. Infatti lo prendo da dietro. Ho finito le munizze. Inculalo. Yeah. Che bello. Niente, volevo fare un parry qui, non ci ho fatto fare una... Sì. Dentro... Il gioco non si sa quanto duri, perché ha una campagna, ma anche le missioni coop, credo così. Bisogna vedere quando le finisci cosa ti dà. Se ti dà dei premi specifici, questo gioco potrebbe durare all'infinito, tecnicamente, un po' come Vermintide. Bisogna vedere quanto sono incazzati loro! Ragazzi, è un casino. Sto finendo anche i colpi. No. C'è tutto elettrico, che succede? Sei Morelli, Ok. Ogni classe ha perk 3 e ogni arma ha il suo perk 3, madonna. Quindi puoi livellare all'infinito, cioè all'infinito, tutti i personaggi. Ah, qui potete cambiare il loadout. Il maglio potenziato è un guanto. Ma scusami, dotazione 3 che cazzo mi... Ah no, è proprio l'intera dotazione, ok, niente. Sì. Aspetta, lascio il mio martellone PC. Fichissimo. Com'è? Voglio il maglio potenziato adesso. Adesso c'ho un cazzottone bellissimo. Guarda che pugno grande che ho. Io c'ho solo le solite armi. Requiem pesante, c'ho. Eccolo qua. È che è la stessa roba. Però mi ha ricaricato le munizze. Per fortuna. Come me puoi fare? Pesante. Vai Moro, aspetta. Guarda. Vai. Aspetta, no, insieme. Vai, che lo posso caricare quanto mi pare. Ok. Ah, ok. Ma non è vero. Oppure... 3, 2, 1, vai. Bello! Munizioni. C'è munizioni. Però facile i colpi facile con questo. Dai, vieni qui. Vieni che andiamo avanti. Dai. Però finisco i colpi facile con sta roba. Ah, però mi mette questo qui. È veramente... Non me lo aspettavo così interessante questo gioco, veramente. Sono contentissimo. Sta uscendo la roba di Warhammer 40.000 in breve. Allora, praticamente... Lasciamelo a me. Chi arriva prima, gatto? Non ci è arrivato in tempo, tanto. Ah, sì? Guarda. Ah. Ma bastardo! L'ha fatto Moro! Ah, che pugno nel mento che ti ho tirato. Aia! Chi è? È uno che mi ciuccia il ca. Madonna, l'ho spappolato completamente. Interagisco. Pigia. Complimenti per lo scudo crociato, comunque. Grazie. Che poi è piccino rispetto a lui. Sì, non è molto utile. Cosa fai? Ho toccato, ho messo giù le robe. Ok. Ma è un nido dei termini di quello? Stai decimando i termini? Devi star decimando, gatto. Ok, vedere. Ok. Dietro, occhio! Oh, cazzo! Massimo decimo meridio! Madonna, Superman Punch gli ho fatto! Io ho fatto il parry, ma non è entrato. Bonus all'armatura. Madonna! Bellissimo! Ecco qua. Guardalo lì. Oh, che fa questo? Aia, ma porca troia, ce li ho dietro. Mi fanno male. L'ho sbucchiato, ma non muore. Ti ho salvato la vita, Moro. Mo adesso. Ragazzi, alle 8 chiudo. L'ho detto.
Anche perché direi che ho dato per oggi, ho fatto 7 ore di live. Occhio che sta per fare qualcosa di incredibile questo qui. Lo uccidiamo o glielo lasciamo fare? Io mi sto pezzando di merda. Non ho fatto un cazzo. Beh, era un pippone, era. Aiuto! Sì, veramente. O forse siamo noi che siamo overpower. Ah, stanno attaccando qui. Ma abbiamo... Spacca, è quasi spacca, rotto. Spacca, che rompe tutto. Dai, che dopo ci tocca chiamare il prete. Ma abbiamo fatto un casino, bisognava difendere questo. No, la tecnologia, ragazzi. Abbiamo fatto un macello. Sono morto. Ah! Ma che bello che li strappo in due. Vieni qua, scemo. No! Ma l'hai rubato! Hai rotto i coglioni, Morelli. L'avevo preso da lontano, era mio. Sì, scemi. Oh. Sto per morire. Oh, porca, questi... Ok. Quanti sono? Siete spesso nelle definizioni di OP. Ho capito, però... Però mi sa che domani mattina veramente gioco quel gioco lì, che è da un po' che non... Io non l'ho finito, quello dell'uomo... Come si chiamava? Non so... Quello della Dark Picture, l'ultimo uscito, del tipo che si era fatto la casa. No, quello mi era piaciuto. L'ultimo uscito, quello dopo di Quarry. Non è quello dell'hotel? Sì, quello lì che si era fatto la casa. Devil in Me. Devil in Me, quello mi aveva fatto proprio cagare fin da subito, l'ho mollato. La piattaforma. Ah, è di qua. Siamo stupidi. Ah, là sopra, dove eravamo prima. Ma di quando è The Devil in Me, tra l'altro? Perché mi sa che... 2 anni fa? Ed era poco dopo The Quarry, tra l'altro, no? Sì. The Quarry era prima... Era prima dell'estate. Attento a questa diarrea con le tentacolazze. Peccato non si possa distruggere. So mangiare. Era un mozzico così, mentre passo. Sì. Vabbè, è famoso lui, lo sai che i famosi c'hanno dei kink strani. Vorrei cambiare il loadout che non ho più colpi io di sta cazzata. Allora, andiamo da quelli là. Non ho ancora visto il trailer dei film di Minecraft, l'avete visto voi? L'ho visto prima. No. Sembra Jumanji, ma dentro Minecraft. Sembrava... Oddio, mi ha dato un quick time event! Ma che cazzo di paura, perché? Mouse button 4, che ne so qual è! Sono morto. Ma il quarto è quello del pollice, dovrebbe essere. Sì, perché è il Perry. Grazie. Ah, ma c'è perché è il pezzo di merda questo qui. No, lo sbrucio. Bravo. Adò. Sì, è vero che era la Jumanji con loro che finiscono dentro. Sì. A proposito di roba strana, l'avete visto il gioco delle pop? Purtroppo. Sì, sembra carino però. Non sembra malaccio, no, dai. È uno sparatutto tutto mollo, però potrebbe essere interessante. Sembra un gioco Lego. Esatto, però sparatutto in terza. Però non so, cioè sembra un gioco Lego ma senza il carisma dei giochi Lego. Allora sì, quello sicuramente. Bisogna vedere però... Ah, che bello! Però chiaramente vogliono fare una roba alla Lego. Sì, sì, palese. Cioè, si vede il loro universo. In teoria hanno qualsiasi franchise. Esattamente. Quindi... Come Lego. Ah, sì. Però tutti i giochi di Lego per me sono stati veramente mediocri tutti. Non, forse solo... Sono giochi per bambini, però molto bellini. A me piace quello della... Come si chiama? Quello della polizia, che non mi viene mai come si chiama. Lego... City... Lego City. Lego City Undercover, sì. Undercover, bravo. L'ho rubato. Pezzente veramente. Tra l'altro hanno fatto una cosa molto strana quelli della Funko, non so se vi ricordate, un paio di anni fa hanno buttato fuori un gioco di Gears Mobile. Sì, c'è uscito il gioco di Gears of War della Funko per cellulare, proprio una roba molto molto specifica. Hanno provato che non so poi dopo chi abbia giocato, ma veramente più di Concord comunque, in ogni caso. Ormai ormai c'è anche così. Space Marine. Madonna, Concord. Porca troia. Ormai si può dire sicuramente meglio di Concord.
Madonna. Ma è meglio di Concord c'è qualsiasi cosa. È record. Veramente. Per un AAA spinto così tanto dopo 8 anni di sviluppo, sì. Cioè, prima dell'annuncio, tanto, eh. Sony ha spinto praticamente solo quello. Beh, ha solo quello. Appunto. Sì, però non c'è Astrobot adesso. Vabbè. È Astrobot. Sì. Minchia. Altro, ma ha fatto ridere stamattina un articolo che ho letto che diceva, no, voci interne che dicevano che Concord era stato fatto per fallire. Che non ha senso. Madonna! Ha senso questa cosa qui. Madonna! A differenza al massimo che lo di... sapevano. Al massimo quello, sì. Però non c'era scritto così. A differenza di... Ragazzi, io sono un po' nella shit perché non ho più colpi di niente. Io sono morto. No, sono vivo. A differenza di Fair Play, o non mi ricordo come si chiama, Fair qualcosa, che invece ne parlano bene internamente. Grazie al cazzo, capito, internamente. Ho capito, sì. Esternamente, anch'io quell'articolo là. Esternamente nessuno ha idea di cosa sia questo gioco. Nessuno l'ha giocato. Cioè, il problema non è che... Non è no, Concord, è questo qui che ha nominato. Però questo che ha nominato invece ne parlano bene. Sì, vabbè. Però bisogna vedere internamente a Sony chi ne parlava male e chi ne parlava bene, ecco, di Concord. Ma io il perry con lo sparo glielo posso fare anche se non ho colpi. Sì, perry sì. Di chi l'ha posizionata la bandiera? Io. Io non ho più colpi di niente adesso. Cazzo, il giorno prima dell'annuncio della chiusura aveva 34 giocatori Concord. 34. Ma io non capisco perché non buttarlo sul free to play a quel punto. Gatto, un cassa di munizioni qua. Thanks. Perché secondo me non se lo caga nessuno. Rompi anche le altre casse. Ho capito, però ci provi. Cioè, chiuderlo così e basta. È tosta, Com'è? La mia cucura non mi fare cura, no? Non ho visto. Cioè, mi sembra proprio strano neanche provarci, intendo. Poi che dovesse uscire free to play fin da subito, sì, va bene, l'abbiamo detto tutti. Però chiuderlo così... Minchia. Tanto ormai il gioco c'è, i server ce li hai. Cioè, proprio buttare via tutto? Probabilmente gli costava più tenerli aperti che quei 3 euro che hanno fatto. Beh, ma provaci, dai. Infatti lo cambio. Mi piace il pugnone, bellissimo. Qua ci sono degli stimolanti. Ok. Magari hanno chiuso, ci lavorano per farlo free. Hanno detto lo chiudiamo per adesso, però hanno rimborsato tutti. Hanno detto per adesso? Hanno detto per adesso, però l'hanno detto... sono sbagliati. Ma hanno detto che rimborsano tutti, comunque. Il bonus all'armatura! Apri. Ma Karim mi sa che è crashato, mi ha mandato un vocale. Ma no, ci sta seguendo. Aspetta. Vedo che... non mi scarica il vocale da Telegram. No, c'è aiuto. Scritto assalto, effettivamente. Non c'è scritto... Non... c'era il divano vicino a Pesalettica dove ha attaccato il computer. Luna si è seduta, il divano ha toccato, ha spezzato tutto Madonna, il computer. Ma ho capito, ma che cazzo di vita sul filo del rasoio. Arrivano termiti intanto, Falcor, grazie per i 20 mesi. Prendi sto pesce. Vabbè. Deve chiamare anche lui i preti adesso per risolvere la cosa. No, la tecnologia sacra, Karim, ma che hai fatto? Aiuto. Aia, da dove è arrivato lui? Vai, Moro. No, guarda che quello lì è assalto, si chiama, eh. Eri tu, eri. Aia. Non la vedo bene. No.
Dato via che ci sterminano. Aia! Madonna, ma che incazzati sono qua adesso? Ma perché devi proprio smenacciare a destra e a manca qui. Come faccio? Venivano su tutti gli stronzi. Sono morto. Ma adesso arriva il nostro amico assalto. Non mi fa più Telegram qua, perché? Si è attaccato il divano? Sì. Dove sei? Ha detto che non rientra. Vabbè, tanto ormai... Sì, no, ma infatti per quello. Chi è? Da che ora dura la live? Qui, fidarsi dei divani. Fino alle 9, ragazzi. Adesso giochiamo fino alle 8 a questo. Poi dopo switchiamo su Frankstone. Aia! Tiro il bottone. Devi tirare l'altro. Dov'è? È là dove è, c'è qui. Scritto... Oh, porca premio. Miseria, arrivo. Interagisco. Mi stanno toccando tutti da dietro. Che fa? Mi fustiga. Ha detto chip e chop, l'ho sentito. Ha detto chip e chop, sì. L'ha detto, ok. L'ha detto. Non la mi serve. No, Karim, mi spiace. Ah! Comunque, sei andato via tu, ci stanno devastando. Non è vero. Sono comunque fortissimi. Non è vero. Sono morto. Ferita mortale curata. Non so cosa... Sono morto. Arrivo. Ti ha aiutato a salto? Sì. Grande. Non ho più granate. Dite che anche lo sciame non è in posizione. Poi. In posizione dove? Posizione di che? Li dobbiamo decimare, ricordati, eh? Sì. Oh cazzo, quanti sono qui? Cazzopoli. Karin c'aveva il divano che gli faceva contatto con il PC. Sì, ha attaccato la presa della ciabatta in una vera ciabatta, purtroppo. Che palle, te l'ho mai raccontato di mio nonno? Cosa? Non lo so, ma forse qualcosa mi hai raccontato. A tema ciabatta, ovviamente. Non che io ricordi. Cioè mio papà aveva chiamato mio nonno e gli ha detto: hai una ciabatta elettrica? Perché adesso non mi ricordo, ci serviva. E lui ha risposto: no, ne ho un paio che mi ha regalato tua mamma, ma mi stanno stretti. Classico mio nonno. È morto adesso da diversi anni, tra l'altro. Ecco qua. Devo rovinare il mood. Non per via della ciabatta elettrica. Potevo. Non mi innescare, gatto. Capisci, io sto qua con sto stronzo. Aio. Quanto è duro sto pezzo di merda. Ma l'ho schivato o no? Fai esplodere, vai. Come fai a esplodere? Io sono qua con il boss finale di Elden Ring. Che è? Ecco qua. Ma fighissimo, me lo stavo perdendo. Ti ho detto guarda per quello. Bellissimo. Quindi li abbiamo decimati. Beh, ha detto 90% in meno, ha detto. Allora effettivamente li abbiamo decimati. Ecco qua. C'è un coso volante lì rimasto. Dobbiamo andare. Dove cazzo sei? Aspetta, eh. È qua la navicella. Uso lo scudo. Assalto mi stava aspettando, gentile lui. È molto gentile, sì. Ma dobbiamo salire? Pensavo che fosse... No, okay. Faceva da solo. Avevo visto la piattaforma. Non mi è servita la cura, ragazzi. Easy. Insomma. È molto bello, ragazzi. Però troppi giochi in sto periodo, porca vacca. È vero. Vittoria! E noi siamo tutti tristi. Ma ci darà un drop, immagino. Ci non darà ho qualcosa. Non ho la minima idea di niente.
Una ventina di euro ce li dà, secondo me. Cioè, verranno pagati sti Space Marine in qualche modo. Fra 5 giorni il PvP. Bello. Ma ci sarà PvP? Beh, ha scritto lui. Allora, l'exp. Ma senza la zavorra come abbiamo caricato veloci, comunque. Ma smetti. È vero. 630 ESP. Mutato, per dirlo. Fatto il campione dei danni a distanza e dei danni subiti. Di uccisioni, oggetti trovati e immobilizzazioni. Una. Bravissimo. Ah, mi sale del livello il pesante. Sì. Tanto il mio, la faccia c'ha la grafica della Play 1. Già giocato in Live Age of Mythology. Mio nome non lo vedo in faccia, quindi non so. Vedi, mi aumenta la potenza degli oggetti. Sì, come Ant. Potenziamento. Guarda che figo che puoi diventare, porca miseria. È fighissimo quello lì verde. Anche quello con la manina che se la guarda, che sei tu, che sì. C'ha la catena sul fucile. Anche quello nel mezzo sono io, che c'ho lo scudo. Sei sempre tu. Sì. Andiamo a vedere, prima di chiudere, la personalizzazione un attimo. Vediamo che c'è il punto esclamatoso. Ecco qua. Grazie di Pitesse. Allora, arsenale. Baluardo. Ah, perché questo poi dopo il core del gioco, una volta finita la trama, giustamente. Vantaggi, c'è tutte le... tutto l'albero abilità. Ah, guarda Ezio. L'armatura. Porca troia, guarda quella del DLC, figo. Che bella! Col crestone! Ma ce l'hai anche tu quella lì? Io ce n'ho una con davanti, nella faccia un'aquila che mi fa da elmo, praticamente, fighissimo. No, io sono praticamente Giulio Cesare sotto steroidi giganti. Capitolo degli Astarest. Guarda che figa nera, che bella. Io non c'ho altri colori. Se fai sopra capitoli degli Astartes. Ma vedi che si può cambiare ogni parte. Si può cambiare. Se tu non prendi quella super figa, ne prendi quella base. Quella base si può modificare in mille modi. Araldica, puoi modificare anche tutta l'araldica. Fighissimo. E sono diverse, perché io c'ho proprio il mio personaggio che... Bello questo, che c'è tutto il presepe. Ma quanta cazzo nell'araldica? C'è roba appesa veramente dappertutto. Che figo. Cosa ci vuole di dipingere le miniature? No, dipingere no, mi sparo. Cecchino, tu eri il pesante. Araldica, prima fondazione, seconda fondazione, la Madonna. L'assalto. Cazzo, l'assalto c'ha le ali dietro. Bello, bello. Molto bello. Tattico, veramente bello. Bello. Ah no, guarda, vai nella mia pesante. Io ho il DLC. Modifica l'hai vista quella del DLC? Credo di sì, fai vedere pesante. Sì, quella del DLC. Madonna mia, è fighissima quella lì. Sì. Vabbè, ti sei messo. Ti sei rimesso. Certo, me lo sono messo. No, adesso non ce l'ho addosso, però. Ho cambiato classe, tra l'altro, vabbè. Anch'io. Per quello. Tu hai messo la mia di classe, vabbè. Sì. Ce la siamo vista? Sì, ce la siamo detta. Adesso pensa. Fa il controllo, ti potrebbero essere le emorroidi. Non è quel tipo di dolore. Va bene. Va bene. Gatto, è stato saluto. Bello, un saluto anche a Karim che ci ha lasciato. Poverino. E buona live, salutami gli altri stronzi. Va bene. Mi raccomando. Va bene. Va bene. Ciao, un gattone. Salume. Ciao. No, grazie all'anonimo per la sabre calata. Ma te ne vai? Anche tu, schermo nero? No, ah, uguale. Ho fatto esci, però è tutto fisso lì. Vabbè, tab un attimo e facciamo così. Vabbè, ciao. E io schermo nero, non posso far niente. Ciao! Vediamo. Eccomi! Allo. Aspetta, che ho ancora la schermata.